Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere nel nostro studio KS il grandissimo Mitch Vikingo! Adesso lo dov'è? La fata su, dov'è? Una Madonna. Signore e signori, buonasera. Prego. Eccolo, il grandissimo Mitch Vikingo! Eccolo Eccomi. qua, la grande superstar di TikTok. Eccolo, il Stesso movimento. grandissimo. Arca, Stesso movimento pelvico. movimento pelvico, ma non c'è paura di cascare, Che gli fa? Casco sopra la cugina, non no? Porca miseria, è. guarda là, guarda che attrezza, guarda là. Guardatemi Madonna. in tutto il mio splendore. Guardate che bellissimo esemplare di comodino. Guardate, ragazzi, introvabile. Bellissimo. All'IKEA sta roba? Non la vendi? All'IKEA no, per forza. Ma dove l'ho trovato? A me no. Ce l'avevo io a casa il comodino. Ah, porca miseria. Guardate, questo è di mamma, eh. Ma vuoi cucinare là sopra? Ah, Sì, da qua. È molto facile, però. ci provi? Tu dai la mano, sì. Sì. Vai, vai. Scendi, Decido. scendi, andiamo, Ah andiamo. no, Ci pensavo che faccio. volevi far vedere Ah, i miei sì, glutei. fammi vedere I i miei glutei. glutei. Vai, fammi vedere i glutei. Vai, eccolo là, il grande Mitch Vikingo. Calo, Adesso, scendo, sì, gliela fai da solo. eh. Porca miseria, Oppala! che botta, oh. Eccola. Eccola, grande. Adesso. Madonna, è proprio un comodino, Sì, sto praticamente. muovendo. È un comodino Restaurato. restaurato. Si apre tutto quanto, funziona tutto. Si apre tutto. Ah, restaurato pure. Cioè, era restaurato, poi con il salire sopra e il ballare l'abbiamo. Le pellicole però uguali, cioè dentro Sì, l'interno del questo comodino. Mi apri un attimo il comodino, per è favore. roba antica. Tutto, però questo è originale. Questo originale, sì. Anche Sono originali. Quello sotto la. dentro. Questo è il comodino sacro, Guardate che roba. Guarda che roba dentro, tutto Ma preciso. descrivi il profumo. Porca. Un profumo di legno, proprio massello. Bello, ragazzi. Bello, preciso, un A soli profumo. 1000 euro. 1000 solo? No, scherzo. Adesso vendi così No, poco, no, per così poco, questo vale questo almeno 100.000 è euro, ma di 100.000 euro. più, ma di più pure. 100.000 euro potrei venderlo, sì. Poi No, beh. con me sopra 1 milione di euro e ci sono anche io. E Esatto. ballerò per voi, sempre. Ma come ti è venuto in mente questa idea di fa. Perché purtroppo sono matto, purtroppo. E quindi salivo sul comodino spesso per fare qualche video e poi da lì. Noi avevamo visto tipo un TikTok in live. Tipo, non so se era con la ragazza tua, non so, era una ragazza tua Sì, 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 che tipo ci stava lei sopra il comodino, no? Te la sì. prendi perché non te ne frega un cazzo della ragazza tua, la scaraventi via, pigli il comodino e te ci metti a ballare sopra. Sì, perché questo è sacro, non lo poteva toccare. Sì, Cioè, ok, sì, sì. le donne e tutto quanto, ragazzi, ma un comodino è un comodino. Cioè. Certo. Per forza, per Non morì forza. è per sempre. Il grandissimo Mitch Vikingo, avete visto che io ho portato stasera qua? Un ospite d'eccellenza, d'onore, cavolo. Marchigiano come te, poi. Marchigiano come me, marchigiano, cavolo. Marchigiano come me. Ah, stasera ne vedrete delle belle, perché questa sera ho chiamato Mitch Vikingo, gli ho detto, senti, ma tu sai cucinare? E lui mi ha detto, ma ogni tanto mi arrangio in cucina. Io ho fatto l'alberghiero, Apposta. eh. L'alberghiero, però. L'alberghiero solo di nome, perché di fatto io non mi ricordo un cazzo, non so fa niente, quindi vedremo, vediamo, vediamo. Qua abbiamo tipo la super mega ricetta, qua abbiamo, ragazzi, abbiamo una ricetta qua, quella, beh, è già lo zafferano, Esatto, sì. No, torta ma la di sua è scritta per far vedere un po' che come se fosse la mia, invece mele. si è Esatto. spoilerato che era di Paolo Zefforano. Ah, vabbè, sì, ah, ok. Scherzo. Vabbè, allora la ricetta del Mitch Vikingo. Cosa mangiano i vichinghi a cena? La torta di mele.
Esatto. Ah, ma veramente pure per finta? Penso per vero. Mangiava torta di mele e poi andava a combattere con l'asce, con la panza gonfia. Che roba. E vabbè, oggi ragazzi vedremo come si prepara la torta di mele. Voi ve la ricordate la torta di mele nel canale mio? Non la so mai fatta, quindi insomma, vediamo. Sei pronto, Matteo? Sì, sono pronto. Allora, tranquillo, nel canale mio le uniche parole che non si possono dire quali sono? Non si possono dire. Ho fatto il trabocchetto. Dopo rischio coso, rischio il ban magari dopo. Però se può bestemmiare, se puoi bestemmiare, se puoi dire parolacce, puoi dire parolacce. L'unica cosa è quelle paroline lì che non devi assolutamente dire. Assolutamente. Ok? Sì, non l'avrei mai fatto. Ok, tranquillo, nemmeno io per abitudine, perché ormai prima ne dicevo sempre, Anche io. Però poi con questo lavoro, insomma, mi sono abituato a non dirle più, quindi... Sono cambiati i tempi, quindi... Esatto. Grazie mille comunque a tutti delle sub, grazie mille. Ringrazio un attimo gli abbonati, che tanto ci faccio subito. Allora, madonna quanti. Vabbè, grazie mille a tutti, generale, ragazzi. Oggi content con Mitch Vichingo e poi andiamo su GTRP. Allora, andiamo. Allora, qua... Te non te vuoi riprendere, vero? Meglio di no. Ed eccoci qua. Eccoci, ragazzi. Ci siamo. Dove posso mettere? Il comodino dove lo posso... Lascio qui? Tanto che c'è il fastidio, ce l'ha. C'è da fastidio? No, assolutamente. Allora, prima ancora di iniziare, diciamo, la puntata con il grandissimo Mitch Vichingo, ragazzi... Voglio un attimo fargli assaggiare la level up, perché se non lo sapete, ragazzi, lui non ha mai provato la level up in vita sua. Mai provata la level up. È giunto il momento. Allora, la prima cosa, ragazzi, che gli devo far provare è l'ST, che è l'ultimo uscito della level up, l'ultima novità della level up. Tu c'hai sponsor particolare su TikTok? No. Come ti chiami su TikTok se ti vogliono? Mitch Vichingo. M-I-C-H Vichingo. È quello scritto, di Can You English Please? Dicono. Esatto, facevo la principessa prima, non so se qualcuno si ricorda. La principessa. Allora, prima cosa gli faccio provare l'IST che è uscito da poco. Ok, tu sei uno che consuma tanta caffeina. Abbastanza, 8 caffè al giorno, quindi... Vai, prova. Vado, Sì, questo... Odore? Odore di che sa? Buonissimo, tè. Sembra tè alla pesca, mi pare? Io non ci sento proprio. Frutto del drago. Io c'ho la sinusite. Ci sta proprio un frutto che si chiama frutto del drago. Vado. Io non lo sapevo. Vai. In questo caso bisogna dire me coglioni. Da 1 a 10? 9. Buonissimo. 9? Buonissimo. Ah. Do un bel 9 che il 10 di solito lo do al caffè. Papà. Allora, mando le ciance perché io mi devo preparare la lappa che ancora non ho bevuta. Poi iniziamo con la ricetta vera e propria, subito, fast, veloci, ok? Allora, che stai a vedere? Lui si chiama Mitch Vichingo, ragazzi. Spammate un po' su Instagram, TikTok, come ti chiami? Mitch Vichingo sempre, ragazzi. TikTok Mitch Vichingo. Andate, Instagram. Sempre Mitch Vichingo. Tutto Mitch Vichingo. Pornab... No, non si può dire quello, no, si può dire. Ce l'hai? No, non ce l'ho, era per scherzo. Ah, ok. No, vabbè, ma anche se c'hai Pornhub non è un problema, Insomma, c'è un sacco di... Porno, se vuoi dire, ok. C'è un sacco di amiche che fanno, insomma... Ok, io perché non sapendo le regole precise di Twitch, meglio che mi contengo. Vabbè, meglio che te contieni. Allora, grazie mille delle sub, ragazzi, dopo vi ringrazio meglio tutti quando sono solo. Quanti anni è il coso dietro? Io posso leggere ogni tanto? Sì. Questo dovrebbe essere del 1800, ragazzi. Ha detto mamma, poi non lo so. La bevi la level up, la bevi? Sì. Sì. Ah, pure con il ghiaccio va servito? Certo, ghiacciato, perché c'è un fan che mi ha detto l'altro giorno: Matteo, ho comprato la level up, ma mi fa schifo, mi sa di medicina. la bevuta calda, la level up è come se te bevi la Coca-Cola calda, sa di piscio. È normale. Sa di piscio dopo. Dopo un problema. Che cazzo, o no? Quindi pure barman. 1800, siamo tornati nel 1800, ragazzi. Esatto, ragazzi. Porca troia. Però lo stile è stato un po' modernizzato, vedete qui, cravattino. Cravattino, tutto bello preciso. Nel 1800 non andavano in giro con gli shorts. Sono nel 2022, puoi fare una cosa del genere. Esatto. Allora, qua. Ci mettiamo. Questo nero qua non è la muffa, è il nero della level up che purtroppo non va via, capito? Ok. Perché ogni tanto purtroppo, non dico che macchia, però
No, lo capisco, qui prende le proteine e mi fa uguale. Te se cambi il colore del shaker. Fa schifo, infatti. No, no, fa schifo, no. No, fa schifo il colore, nel senso, vai in palestra con il shaker tutto rovinato. Ok. Ghiaccio. Uno. Dai, Mitch, da fuoco a tutto. Sì. Allora, ma perché un vichingo dovrebbe mai ballare su un comodino? Come ti è venuta questa idea? Questa idea è venuta, ragazzi, perché i social sono pieni dei fighettini, tutti sulla moda, tutti sul trucco. Cioè, guardando in giro non c'era nessuno che saliva su un comodino e ballasse. Quindi ho pensato, lo faccio io, porto io questa iniziativa. Un grande. No, veramente, è un'ottima idea, veramente, veramente figa. Sì. Poi dopo ti inventi pure le scenette con tua madre. Sì, con tutti. Ok, tua madre o tua nonna? Ma quella è mamma. Tua madre. Se sente mamma, te mena. Come nonna? Mamma ci sta guardando. Ah, sì? Vabbè, no, è una bella signora. Insomma, però ecco. No, non sapevo se fosse... No, ma io me la ricordavo anziana dal video, perché l'ho visto un mese fa, l'avevo visto. Potrebbe sembrare. C'ha 50 anni. Ha 50 anni, 55 anni. La ragazza mi fa di nuovo la testa. C'ha 60 anni. 63 anni, ragazzi. Ho sbagliato 63, di 13 anni. Pensavo fosse tua nonna, ecco perché. Perché per me mamma è sempre giovane. Sì, vabbè, come tutte le mamme. Esatto. E sempre bella. Esatto. Sempre. Tanto è quello. Allora, dicevamo. Qua ho fatto, quasi fatto. Mi manca lo shaker per la ragazza tua. Sei sicuro che non vuoi farti vedere, zero, nemmeno? Fatti vedere un pochettino, dai. No, vabbè, no. Non si vergogna. No, perché tanti magari potrebbe pensare, guarda questo, con un comodino, un cravattino, guarda se è brutto, sicuramente c'è una sposa che è bruttissima. No, la sposa è veramente una bella ragazza. Fatti vedere un attimo. Vieni. No, non parlare. Guardate che bella ragazza, ragazzi. Eccola. Ciao. Vergogno, ciao. Vergogno, ciao. Vai. Ti vergogni che di me o di stare in live? Della live. Ah, sì, ma perché... è normale, tranquilla. Ogni tanto si vergogna di me perché io, sai. Ah, da te? C'è lo sposo che mi manda secondo modi. Ah, no, perché? No, scherzo. Veramente? No. Anzi, lei mi aiuta sempre a fare i video, le riprese, quindi è fondamentale. Sì. Per me è fondamentale. Ah, io ce l'ho qualche ragazzetta che tipo qua nelle Marche, che però... Purtroppo c'ha un sacco di pregiudizi verso chi gioca sui videogiochi. Sì? Sì, perché dicono che è per bambini, roba per razza, per bambini, roba così. E a te ti ferisce sta cosa? Mamma franca! Cravattino alla moda dell'Ottocento, esatto ragazzi. Esatto. Allora, vuoi provare l'ultimo gusto da level up? Vai. L'ultimo, ok. Prendo tutti i shaker, ragazzi. Li porto un attimo di là, lascio la scena a Mitch un attimo solo, vado a riempirli d'acqua e arrivo. E me la cicco da solo? Sì, ma... Ah, allora va bene. No, scherzo. No, c'hai le carte? Faccio una magia. Arrivo, sì. Allora, grazie, babbo. Faccio una magia, ragazzi, attenzione. Prestatemi occhio. Queste sono due mele. Guardate, ragazzi. Adesso ho una mela. Avete visto la magia? Avete visto? Fortuna che è tornato Matteo. Ah! Fortunatamente. Grazie. Non sapevo cosa fare. Allora, qua ci metto l'acqua, Ah, è l'acqua, Matteo, oppure... È acqua. Sicuro? Sì, poi con l'acqua frizzante... Non è che mi fai schioppare stasera a me, no? Eh? Non è che mi fai schioppare l'ugore stasera con... Vabbè, quello può essere con la level up, poi... Potrebbe essere. Mago spagnolo. Ah! Con l'acqua del mondo civetto. No, non nominate il nome di Dio in vano, per favore. Il mago spagnolo, meglio non nominarlo. Che se te sente poi dopo fa le denunce. Chi ti fa le denunce? Scusa. Il mago spagnolo. Un mago spagnolo? Sì, il mago spagnolo ti fa le denunce dopo. E chi è questo? Ma è uno, Del mondo civetto? Sì. Fa le denunce e poi fa scomparire le prove. Dice fare magie. Sì. Quindi pipò di pipù, il CD è vuoto. Oddio. Vabbè. Ok. Non lo conosco. Dopo te racconto. In realtà sono io, il mago spagnolo. No, scherzo. No. Di a Matteo che sa leggere il futuro. Ragazzi, Matteo, io so leggere il futuro. Sì?
Muoio. Da ora, da ora, a 10 minuti tu mi farai bere un shaker di level up, è vero? E quello, vabbè, quello non è vero, cioè questo è proprio la realtà dei fatti, quindi... Beh, comunque sia, sono letto il futuro. Vabbè, ma che cazzo di magia è questa? Cioè... Allora... Dicevamo, ragazzi, vuoi provare l'ultimo gusto del level up, l'ultimo uscito? L'ultimo, vai. È forte? È il più forte? Eh? Sì, sì. Eccolo qua, ragazzi. L'ultimo gusto uscito, la Black Edition, bello preciso, perfetto. È tutto preciso. Perché porta gli occhiali? Perché gli occhiali, i vichinghi portano gli occhiali? Perché... tipo Daredevil. Ah, Daredevil. Allora. Perché gli occhiali servono per contenere il mio potere. Io sparo raggi UV dagli occhi. E l'occhiale contiene questa forza sovrumana. Sta continua marea di cazzate, ragazzi. Guarda qua, tutto un bappato. Si sporca tutto, si sporca qua. Allora, vai, tappa. Tappo? Sì, sì. Tappo bene, sono con gli sbizzi. Sì, sì. Poi tappa bene, devi pure girare, mi raccomando. Allora, vai. Guarda, il level up in realtà non è male, eh. Quello è molto particolare. Ma com'è che fa il barman? I barman, i barman ha fatto qui. Aspetta, ma mi cuci questo. Cazzo, ne so come fa. Allora. Mi cuci l'uscita. Ora è shakerato bene. Ecco come si shaker la level up, ragazzi. Puoi fare anche tu? Puoi fare anche tu? Qua insieme, vai. Come si fa? Vai, ti insegno. Lo mette dentro? Sì. Cucite con geli le palle, però. Vabbè, cuci poi. Allora, un piede dritto, un piede verso 45 gradi. Ok, un piede dritto, un piede verso 45 e gradi. E devi spostare il bacino verso i 45 gradi, no? Cuci, ecco, vai. Vai più veloce, Matteo, vai, vai. Shakera. Questo serve anche se vuoi io Alexandra l'ho conquistata qui, per esempio. Sì. Se vuoi conquistare donne tante, devi fare questo movimento. Non gli devi dire niente. Tu le guardi. Tu le guardi. Ti sistemi gli occhialetti e cominci. E quelle in 5 minuti è tua. Quella. Mi dà la linea shakerata, eh. Quando va shakerato questo? Questo poco. Poco? Ok. Com'è? Vado? Vai. Io lo so che c'è. Prova. Ah, aspetti. Porca puttana, sei buono. Sì? È buonissimo. Ma lo dici tanto bene? No, perché... dico, no, veramente, ragazzi, veramente, buonissimo. È fresco, è piacevole berlo adesso che è inverno, ma penso che d'estate questo è una bomba. Gusta da morire con lo ghiaccio. Buono. Questo ti piace? Buonissimo, sì. Non riesco a capire che gusto è, che roba è. Ci sta poi l'anguria, melone, che è? Non lo so, tipo frutti esotici, tipo l'açaí, non so che cazzo è. Manco io, che cazzo è? Ci sta l'açaí, il black currant. L'açaí? E il blackberry. L'açaí? Açaí. Che madonna te? L'açaí, agaglie. Agaglie. Ah, si pronuncia così, açaí? Açaí. No. La gaglia e poi c'è black currant, non so che cazzo è, e blackberry dovrebbe essere i mirtilli, credo. Vabbè, comunque, se ti piace, mi fa buono, piacere. Buono, buonissimo. Mi posso tenere qua ogni tanto, eh? Faccio un sorso, me lo tengo qua ogni tanto. Sì. Ma vuoi ne vedere la collezione mia delle level up che c'ho di là? Fammi vedere, qua. Già me lo so finito, ragazzi, perché è buono veramente. La vicina? Vieni. Ti faccio vedere. Andiamo. Prego. Ah, grazie. Prima a me, poi al grandissimo Mitch. Venga. Vado io? Prego. Allora, qua abbiamo tutta quanta la collezione del level up. È una miseria, ragazzi. Non è tutta, ma comunque i gusti ne sono veramente, veramente tanti, ne sono. Mi tolgo gli occhialetti perché vedo tutto roscio, quindi non conosco. Sì. Oh. Viola, azzurro, rosa. Sì, allora qua abbiamo un sacco di gusti. Ci abbiamo una marea. Cioè, io quando vengono gli ospiti, io faccio sempre il tour di tutto. Quindi,
Qua abbiamo tipo l'Aero 404, Galaxy Boom, Nuclear, cioè questa qua è la versione dell'anno scorso della Black Edition. Poi abbiamo qua tutti i usi. Quello che piace a me più in assoluto è il Crazy Monkey, che sa di ciliegia e banana. Buono, cavolo. Ciliegia e banana. È tutto fruttato, poi se ti piacciono Big Bubble, sì, insomma, sì. Ci sta le Bubble Boom, Big Bubble non posso più nominarle perché mo ci sta le cicci come le level up. Quindi non si può nominare? Sarebbe, vabbè, comunque sti cazzi, vabbè, sarebbe Bubble Boom. E poi il Kukomoru. Lo più forte qual è il più forte? Più forte, più cattivo. Cioè, lo più che ti sveglia... Tutti uguali. Ah, tutti uguali, cioè la stessa sì. Cosa di quella di caffeina. Sì. Buono. Al ciauscolo ci sta? Lo fa il ciauscolo? Sa che è il ciauscolo? No. Non lo so, se lo segue. Sta questo qua che sta di marijuana. Buono. No, c'è proprio una cosa di marijuana. Mai provato la marijuana? No. Mai provata? Buono, non mi dica che c'è pure quella che se racco ci resta. No, io non ce l'ho. Alexandra ce l'ha? Chi? La ragazza tua? Non lo guida. No, sì, scherzavo. Ah, ok. Chiudo? Allora, sì, vai. Allora, qua, dicevamo. Ottimo, ci siamo ragazzi. Il mio qual era? Allora, iniziamo a cucinare? Sì. Tu è questo, tieni. Qua. Mettilo da là e lo metto qua questo. Allora, oggi ragazzi faremo la torta de mele, ragazzi. La torta de mele. L'avete mai vista la torta de mele? Sapete come si fa la torta de mele? No? Manco io. Ecco. E ci sono io qui stasera per spiegarlo. Esatto, oggi ci sarà il nostro grande maestro che ci spiegherà tutto quanto, il procedimento, tutto quanto. No, in realtà abbiamo scritto tutto, però tranquilli, non è un problema. Abbiamo qua la ricetta del grande maestro, esatto. Insomma, del grande maestro Mitch. Ma perché non vieni su Twitch a fare live ogni tanto? Perché non so bravo, cioè non so come te, bravo. Ah, non sei... Non so, cioè io so bravo se stago zitto, parlo pelvicamente, ma a parlare non so... Sono bravo a parlare. Beh, pure tu giochi, mi sembra di aver capito. Io gioco molto. E il problema è che mi ingazzo anche molto. Vabbè, bello, meglio. È meglio? Sì, a voglia. Allora, un giorno, se vuoi, giochiamo insieme. E c'è un amico mio che tipo si ingazza sempre. Ha detto, no, però si ingazza, è brutto. Lui proprio non gioca proprio. Guarda, lui non gioca. Cioè, via i giochi, non gioca perché quando gioca mette le mani addosso alle persone. No, fino a chi c'è intorno. Fino a quel punto no, però io... Infatti già sto scatto, ma solo con i giochi glielo fa, Infatti lui i giochi zero, non li tocca. Già sto scatto chi spacca le cose, chi fa altro, e lui invece gli viene proprio voglia di ammazzare qualcuno. Cavolo. In quel caso ragazzi, meglio lascia perdere. Vabbè, comunque... Meglio lascia perdere. Allora, la prima cosa da fare, che sta scritta qui sulla ricetta... Eccola qua, questa qua è la ricetta, allora, ricetta sacra che poi viene dal 1800, esatto, ragazzi. Esatto, mi sono sbagliato, questa è la seconda cosa da fare. La prima cosa è sciogliere il burro. Ah. Infatti l'ho scritta per rosso, che è importante. Poggio qui. Sì. Allora, la cosa importante è sciogliere il burro. Ah, perfetto. Allora, però ci abbiamo qua. Come prima cosa importante è tagliare la mela a spicchi. Bisogna pelarla, esatto. Bisogna lavarle e pelarle, quindi prima le peli, poi le lavi? O prima le lavi, poi le peli. Come funziona? No, potremmo anche lavarle prima, tanto poi pelate. Ok, quante ne so? 700 grammi, giusto? Sì, pelate però. Pelate, da pelate, ok. Qua ci sta il bilancino. Invece, potremmo fare anche da così, perché hanno 900 grammi così. Ah, cioè, proprio senza, così? Senza pelarle. Ma già le pesate? No, queste no. Le pesiamo? Sì. Okay. Ah, tutte insieme facevo. Dopo però ci tappiamo pure questo di legno, ecco. Esatto, allora qua. Una alla volta. Due... A piramide, che faremo? Così è 1000. Un chilo, adesso. A posto. Un chilo va bene? Vabbè, sì, dai, facciamo abbondante. Più abbondante, dai, è buono lo stesso, dai. Tanto è mele, voglio di mica te... Sì, ma mica che cazzo me ne frega a me. Allora, vai, lavemole. Qua. Le pigliamo, gli diamo la bella lavata. Dato che sto alle spalle, ragazzi, mi tiro sugli pantaloncini, qui almeno vi guardate un pochetto di chiappe. Ah, vai, strizza. Anche tu, Matteo. Alzatevi sulle gambe. Vai. Non faccio che fatti. Eh. Tira su Matteo, vai. Stregni il culo. Perfetto, si vede ragazzi. Perfetto, dai. Io, tolte le basta. Guarda. Ah, tu con l'acqua calda io dai. Perché con l'acqua fredda? Meglio? No, non è meglio. Ok. Io sto attizzando gli ape, eh. Io pure. Questo è un allenamento per te, perché che lavori da computer, come si è che in questa maniera?
Sì, provo a lasciare tirare, lasciare tirare. Adesso lo fai 4 serie da 10 e ti alleni per il movimento, esatto, pelvico. Perché tu strizza, capito? Non è tutto lo strizza, fantastico. Allora, abbiamo qua le mele pronti. Vai. Questo lo levo. Un coltello ce l'hai? Un coltello? Sì. Sì. Allora, c'hai quello apposta per pelare. Purtroppo non ce l'ho, c'ho questo. Ok. C'ho questo. C'ho. Va bene lo stesso, no? Sì, sì, come no. Tanto, movimento. Dove? Quindi, se bisogna pelarle, giusto? Io solitamente, mo non so tu, però fai come la fai. Dimmi tu come la fai. Io la bacco in 4 spicchi, poi la pelo. Ok. Vai. Io ho 4 qua spicchi. Qua sopra le metto? Sì, sì, qua, qua. 4 tutto, spicchi. Tutto pulito. Allora. Poi gli levo il gambo. Ah, vabbè, ma io andavo proprio. Ah, tu proprio. Sì, io già facevo, io già sono andato. A posto. Ci fatto l'alberghiero. Sì, sì. Non devo bombare a niente. Esatto. Belle precise qua. Le mele buone. Tu allora. Ti piace i dolci con le mele a te? Sì, sì. Cioè, diciamo che. È un po' che non le mangio. Un po' che non le mangio. A voi me... piace le mele, ragazzi? O preferite le banane? Se puoi dire? Beh, oddio, le banane è un po'. Però io ci vado matto per le banane, eh. Io sono una scimmia. Sì, sì. Mi verrebbe da farti la domanda, mi sta così tu. Perché? Le banane piace, nel senso. No, tranquillo, il cazzo non l'ho mai provato e mai lo proverò. Non mi piace proprio, non mi piace. Un uomo peloso, io l'ho detto, sempre detto, a me gli uomini pelosi. Non mi piace. Cazzo, è volata, cazzo. Occhio che mi c'è chi la sposa. Che poi che lavoro fa la signorina, la ragazza? Fa una cosa strana. Aspetta, vai. Social media marketing. Ah, social media marketing. Ecco perché siete così famoso su TikTok. No, no, non è per quello. Ah, è per no. Quello? Gli dai una mano? Sì, zero? Sì, sì, ma dai una mano, dai una mano. Ah, solo con i video. Con le riprese, le controfigure. Consigli, ci ingazziamo sempre. Esatto. Perché... Ma io una volta. Sì, sì, ma come fate a non conoscerlo, ragazzi? È un grande. Io una volta ho visto che hai fatto un video dove tu montavi con il comodino sopra il frigorifero. Sì, sì, sì. Per... Tutti dicevano è green screen no. Sulla chat. No, mia. No, 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 no. È fake, no? È green screen. No, no, ragazzi, assolutamente tutto vero. Io qualsiasi cosa faccio è tutto vero. Ma quella te caschi di schiena, te spacchi. Guarda, cioè, mori. Lì sono rischiato veramente però. Tanto. Perché lo comodino tu, se vedi, travalla perché non. Balla cioè, perché non è. Si è storto tutto quello che salisce esatto. Sopra. Esatto, esatto. Se tu lo vedi, quando lo vedi, si muove tutto, si muove. Sono forzato, però ecco. E questo è il frigorifero già del suo pure travalla tanto. Esatto, esatto. Poi era su una superficie, mi pare, di campagna. Sì, era lì. Come si chiama? I mattoni per terra, lì, lo porfido. Porca troia. Io non lo so. Ma metterci una corda, un materasso dietro, qualcuno che ti sta dietro, che ti piglia, se no... No, perché almeno se che mi cascavo veniva fuori in bello rille, voglio dire, capito? Tu sei diventato famoso praticamente con questo personaggio che va sui rave... No, dove vai? Su... No, il personaggio principale mio è stato la principessa, che poi ci sono stato Italia Got Talent, non so se hai visto il video... No, su Italia Got Talent no, la principessa... Sì, sono stato Italia Got Talent a fare una performance particolare... Ah sì? Sì. Te lo spoiler. Sì, vai, dimmi. In pratica andavo lì vestito normale. Però sotto in realtà c'avevo il vestito della principessa. Ah, e come hai fatto? In pratica. No, aspetta, vestito della principessa sotto. È un vestito tirolese da donna, lungo. Che poi l'ho fatto a mano ricamato oppure quelli su Amazon 10 euro? No, quello è un vestito. Chi è? Il diavolo? Ah, no, è la chat che ma. No, pensavo fosse la porta e invece qua dietro che mi stava a suonare qualcuno. No, ragazzi, sono marchigiano io, come Matteo. E quindi sono andato lì vestito normale, però sotto c'è questo vestito tirolese da donna. E sono andato lì con la scusa che dovevo suonare un brano, perché sono anche batterista. E quindi sì. La scusa era di suonare un brano tirolese, tipico tirolese, con la batteria. Porca. Allora che faccio? Comincio a suonare sto brano, a un certo punto c'è stato un stacco sulla canzone. Io mi spoglio tutto, cioè io ho le cinze con gli strappi, mi tolgo via tutto, tipo spogliarellista, e sotto c'ho sto vestito lungo, mi sciolgo i capelli e faccio una faccia brutta che è tipo questa qua,
E poi comincio a ballare. Io non saccio ballare, naturalmente. E la Madonna. Quindi sono cominciato a ballare tutto male, brutto, storto, eccetera, eccetera. Dopo sono andato sulla batteria, sono fatto un assolo di batteria. E alla fine... perché sei suonato pure la batteria? Sì, sì, la faccio suonare, sì. E alla fine mi ha dato 4C. Dovevi pure in finale, so che dopo sfortunatamente sono beccato il COVID e... Porca, proprio, no. Proprio per la finale non e so... dopo? Che ti hanno detto? Niente, mi ha sostituito con altro. No. Non ci so più andare. Ma te immagini... ma così funziona che ti sostituisce, non dici niente, non dice dopo? No. Non dice, amici Vichingo, dove venire però? No, no, loro la fa passare magari come... non so se si potrà dire, però è una redundanza quando mai... loro la fa passare come se tu non sei passato, no, in realtà sei passato e... e non ci fa andare perché adesso ti sostituiscono. Te la mamma a te? Sì, 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 vai, vai, vai. Mamma mia, però. Eccoci. E vabbè. Mi dispiace per te, mi dispiace veramente. No, cazzo. Ma niente, niente, è stata pure una bella esperienza. Mi dispiace veramente tanto. Vabbè, però ti sei divertito? La madosca, tanto, sì, sì, sì. Bastante quello. Ma dove stava gli studi? Stava a Roma, Cinecittà. Cinecittà, Roma. Sì, sì, poi fa stranissimo perché quando li vedi in televisione sembra enorme il posto. Super grosso, super preciso e poi sì, alla sì. Fine è piccoletto, tutto grandangolo. Bucio di culo proprio, ragazzi, lì era. Veramente. Sì, sì, pure qua sembra piccolo qua, cioè sembra grosso dalla live, ma in realtà è piccolissimo qua dentro. O no? No, è grossetto, è grosso. Grosso, grosso. Allora, siamo quasi fatto qua. Ma te adottami. Adesso c'hai aspiranti figli, Matteo, vedi, adottami. Adottami? No, no, per carità, io non li voglio i figli. Allora, pigliamo il cestino. Dove sta? Qua. Tutto dentro. Ok. Ottimo. Vogliamo il pesà? Va bene, dai. In caso, quello che avanza, ce lo mangiamo. Ce lo mangiamo. A me le mele mi piacciono, Sì? Sì, sì. Guarda che è buonissimo, perché assomiglia molto allo strudel poi, alla fine. Ah. Qua vediamo, mettiamo la tara belle precise, vai. Ah, ma te mi fai gli augurare, ma che stai a di, ma che stai a di, no no, ma non ce l'ho qualche matto che ogni tanto sì. C'è però non penso essere un bello ragazzo, a posto, insomma. Perfetto, 750 grammi, 750 no. Quando ne doveva essere 750. Ah beh, posto posto, allora niente, no, stasera non si magna. Ok, qua. Poi, qual è l'altra allora, queste cosa? Le potremmo tagliare tutte quante a pezzettini, poi le immergiamo dentro il succo di limone che strizzeremo a breve. Sì, la cosa importante adesso è sciogliere il burro. Sciogliere il burro, bisogna esatto. Bisogna sciogliere il burro adesso. Io mi faccio un sorso di... Questa non è tipo la pasta frolla che tu prendi la frolla, la metti là, poi dopo delle spezie, è tutto un dolce un po' così. Esatto, sì. Esatto. L'imbastro lo facevano gli altri, come si dice? Io non lo so studiato, sì. Cugina. Sì, basta nostro. Manco io. Vabbè, basta noi. Perfetto. Quindi serve una bella ciotola. Serve una ciotola? Sì, sì, esatto, per mele tritate con il succo di limone. Sì. Ma basterà? Serve un frullatore? Sì. Dopo sì, per l'imbasto. No, frullatore. Perché hanno le mele a pezzettini, devo fa. A pezzettini, sì, sì, sì. E il problema dello frullatore... No, frullatore, tu c'hai il miscelatore? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho, c'ho tutto. Devo solo pensare dove sta. Va bene, allora, iniziamo. Quindi bisogna farle a pezzettini? Sì. Ok. Tu fai i pezzettini, io trovo un attimo vai. Il... Vai, vai, ci penso io. Allora, l'attrezzo dove stava? Pezzettini naturalmente tutti precisi, tagliati a cazzo di cane, come si dice a casa mia. Questo no? Tutto un bozzozzo sporco che tanto è esatto, esatto, questo qua. Questo c'è, ti sgrizzi. Si sbiancato con questo in pratica. La madonna. Sì, sì, io con questo qua ci sono fatto tipo le ricette con lo... il giambellotto tutto... Io lo usavo quando facevo lo sbianghi. Ah sì? Sì. Per sbiancano per fare per fare tipo la miscela della vernice, esatto, per basta la colla anche sì sì. Porca. Allora, ma alla fine sta vicina se mi sta mai pecorina, come dici sull'audio, la vicina a pecorina. Allora no, però mi ha fatto mettere a me a pecorina. Ah ah, con l'avvocati. Ah ok, allora ci sta poco da ridere. Allora, qua
Però comunque sia, l'vicina di sempre è sempre il cugino. Oh, che fa? Non lo so, fa un rumore un po' particolare. Non è che mi frulli tu. Oh, non è che mi Sì, fa tipo un rumore. Io mi scanso perché su parte legge che qualcuno che fa. Che è meretta? Che è meretta? La seconda guerra mondiale ci si faceva. Sì, sì, è proprio lui, è un mitra, ragazzo. Un mitra. Va bene. Allora, non lo so perché in realtà forse si è storte le palle, non lo so. Boh, vabbè. Che gli fa? Non è cucino, bene, dai, non fa niente. Tanto questo che è Borsche. Tanto c'è l'assicurazione sulla vita io. Esatto. Allora, qua ti do una mano. Qua. Questa si taglia a metà, precise. Esatto. Me ne voglio di mangiarli perché... E mangia, dando qualche grammo in meno, vedo che... Ma che fa effetto pure come eccitante level up? Cioè tipo... No, perché? No, no. Ah, ti sei eccitato, no? No, no, no. Beh, oddio, no, non lo so. Se succede la te che faccio? No, non succede niente, me, insomma. Me basta, così. Normale, non va bene. No, no, no. Vabbè, non penso che c'hai un membro così grosso da... Insomma... A me non mi si vede niente, cioè... A me non mi si vede niente quando... Quando? Insomma, quando mi si alza a me non mi si vede quasi niente, cioè, di solito. Anche io non me ne accorgo. Ah, no? È una cosa brutta? Abbastanza. Te capisco, siamo in due. Vabbè ragazzi, io dico sempre il motto mio è aspetta. Ah, ok. cioè io grazie mille. Ok, io c'ho un motto. Sì. Ciogo ma fastidioso, non so se che è piccolo e fastidioso. Cioè è piccolo ma fastidioso. Ah, piccolo ma fastidioso. Piccolo ma fastidioso. Dingo, giochi a? Tifte? Cocco, che è? Tifte. Che dicono? Fai mettere le cuffie a Mitch. Ok. Ok, va bene. Sei pronto? Che all'esperienza? Succede? C'hai le mazzozze? Mettemene tu. Ah, tu c'hai l'orecchino, non so se ti fa male. Sassa, però... Fa male? No. No? Mi sei andato altissimo. Lo so, senti un microfono sulle cuffie. Sassa. Che sennò queste te... Che devo sentire, okay. Ragazzi? No, devi sentire mo quando fanno le robe qua, dopo mo senti. Insomma. La pupazza. Sì. Grazie, ragazzi, grazie. Fati buoni. Zitti. Fatti buoni. Mi verrò a cercare, ragazzi. State attenti. Sì. No, Sasa, si dice me se sente? Ah, sì, esatto. Me se sente? Dici forte, l'ha detto? Sì. Ma... Io di solito quando parlo proprio forte. A mo c'ho un po' il naso tappato e quindi è un problema. Ancora non zitto, buono, non me lo si fatto sentire davvero. Buono. È buono! Che miseria. Tu immagina che c'era la vicina a casa vecchia, no? Che ogni volta quando urlavo, quando sbraitavo, mi rompeva sempre di coglioni quella madonna. Uè, partita una colonna sonora incredibile qua, che è? È una madonna. Te l'ho detto, infatti per quello... È una madonna, così. Ragazzi. Sì. Che cazzo è, a te? Le canzoni horror. Sì. E te l'ho detto che ogni tanto parte le madonne. Madonna. Fategli qualche bang se caga sotto. Queste pure quando dormi le fai partire? Sì. Te piglia una paralisi? Sì. Cioè io paura, leggo lo schermo. Sì. Leggo lo schermo. Un attimo, fate il sottimo, arrivo subito. Fai. Ragazzi, non mi fate diventare sordo però, Vogliamo vedere il ballo, eccolo ragazzi. Non so se si vede. Olè. Guardate ragazzi. Il movimento pelvico.
The Pelvic Dance. In inglese rende meglio. Ma alla fine a voi ragazzi vi piacciono ste torte de mele? Ste mele vi piacciono? Pubazzo. E tu come fai? Madonna mia, le esplosioni, ma che devo? E tu Matteo come fai a seguire tutto? Mi è cascata la mela, porco. Ah, fa niente, fa niente. Senti, ragazzi, dice Matteo, armetto dentro. Dopo ce la mangiamo. Una mela pistata. Camadonna! Via, no. Ma che madonna è forte? È scoppiato un dimmano, porca puttana. A mo capisci perché quando io mi faccio tipo mi fanno pigliare. Ma non ne sento più, te. Partita una canzone, non ne sento più. È proprio la sua. Vai pure tu, non te, vai. Questa qua va veloce, questa. Quanto dura questa canzone? Voglio. Faccio il tempo un mondo sopra i comuni. Sì. Sì, queste quando partono sono belle forti, capito? Sì. Sì. Questa è in diretta, a posto. Le mele le siamo fettate. Perfetto. Poi? Ma bisogna strizzarci lo limone. Il limone? Ah, bisogna strizzarlo proprio. Facciamo il burro, facciamo il burro. Ah, il burro, ok. Il burro era tipo che? La carta? No, la straccio, vi lo straccio. Vai. Oh. Aspetta che rimbicciolisco un po' le cose. Vai ragazzi, sì. Belle ste canzoni comunque. Oh. Camadon. Che te piglia un che cosa, oh. Te piglia un che cosa, oh. Cioè, ma se io facevo lavoro tuo mi stava morto dopo tre giorni. Mi stava morto. Che te piglia, lo vieni Matteo. Ti piace? Mi fa gli scherzetti, Matteo, ragazzi. Mi fa gli scherzetti. Ti piace o no? Mi piace. Mi devo preoccupare, Matteo, ne lanci un altro? No, a posto. Devo fare una prova. Ok. Mamma, sto sordo. Se mi stai guardando. È una prova. La scureggia era vera o era... No, era vera. Alexandro è stato. Ok, ci siamo. A posto. Allora, il burro, giusto? Dicevamo. Squagliamo il burro. Burro. Qua. 100 grammi. Grazie mille, Kevin. Un bacione enorme. Che era cosa? Come si chiama? Sì, qua si divertono. Quindi. Qua che ci mettevo te? L'olio d'oliva? No, qua il burro. No, l'olio no, per carità di Dio, guarda. Ma io non so nemmeno come cazzo è possibile l'olio che sia scoppiata la pentola. Non lo so come cazzo ha fatto. Boh, stavo cucinando tutto tranquillo. Pum. Io grazie a te sono imparato che l'olio d'oliva non va messo su sti fornelli qua. Grazie a te. No, va messo, però. Ah, se si può mettere, quindi. Sì. Ci vuole poi andare apposta qua. No, non lo so perché, giuro, non, forse c'era qualche goccia, ma può succedere pure su quelle normali, Matteo, oggi mi è successo perché stavo a cucinare le uova con l'olio. Ah sì, ti sei scoppiata proprio... No, però cominciò a zumba l'olio e quasi addosso mi sono dovuto scappare via. Mi sono chiuso via, basta, lascio lì acceso e vado via. Porca troia. No, scherzo. Sì. 100 grammi di burro. Allora, 100 grammi di burro, ok. Perfetto, ce l'abbiamo qua. E vuoi facciamo... le cuffie, Matteo? Eh? Vuoi le cuffie? Ah, voglio le cuffie. No, non so. Cioè io paura. Cioè io l'ansia. Addio. Porca miseria. E ogni volta che parte qualche altro è 5 euro, È una manosca.
400 bit. Buono. Sì. Io mi so come funziona Twitch. Apro io. Ah, non lo sai come funziona? Posso strappare? Vabbè, tu decidi quanti bit mannà, ecco. Posso strappare? Diciamo, strappa. La madonna. 400 bit sarà tipo 5 euro, ragazzi, giù di lì, ecco. Allora, vuoi vedere la magia? Questa, sì, questa fammi vedere, la magia. Quando pesa questa? Beh, oddio, dipende che magia. 125 grammi, mo ti faccio vedere 100 grammi. Okay. Tac. Io le magie c'ho pure. Questa è 100 grammi. Sì, sto che roba, Matteo, fagli vedere. Cioè, fagli vedere, Matteo. Di quando sono sbagliato. Non ci credo, raga. Ma com'è possibile? Unità di misura, l'ubarmu della ma. Ma tu hai lavorato in cucina? No. Però fai un muratore. Quindi quando spolveravo la garge, sai, quando che mischiavo lo cemento lì. Allora tutto a occhio, ragazzi, tutto a mano. Sì. Allora qua, come questo, perfetto. Questo dentro. Dentro bisogna squagliarlo, quindi lo mettiamo, non deve bollire, vero? No. No, basta squagliarlo e... Sì. Ok, mo questo qua va. Poi che ci sta dopo? Mettere il limone. Allora, per il limone taglia a metà. Poi c'è uno strumento che non so come funziona, ma l'ho comprato, lo utilizziamo, no? È stato comprato. Per spizzarlo? Ecco, questo. Che non so come funziona questo. Qui su Matteo mi preoccupa un pochetto perché sicuro che è per il limone? Questo tu ficchi dentro un culo, poi fai così. Non mi chiede degli rami, perché non mi chiedo. Tanto strizzi le chiappe, che te frega. Ah, c'è ragione, è vero. Vado, glielo ficco dentro. Sì. Vai. Vai, ficco. Forse ci sta i semi, spè. I semi? No, mi sa di no. No, vai. Un po' come scappa. Pensa. Bello. A posto. A mo' bisogna grattugiare anche la scorza. Oddio, allora prima la scorza. C'è da farlo prima, sì, dai, scusami, mi so... Ah, cazzo. È l'emozione. Mi ha cacciato questo, ragazzi, mi sono emozionato. Prima la scorza, quindi. Vabbè, si grattugia. È un problema. Questa che è la lima per... No, questa che è la lima per... Sì, per far che? Dove lo metto questo, per te? Questo? Lascialo qua sopra. Allora, questo praticamente bisogna tipo grattugiare, però quanta? Qua dentro, tutto qua dentro? Grattugiamo un pochetto, no, se c'è... Bisogna dargli una lavata, però. Un altro contenitore, sì. Una lavata. Sì, è vero. Una piccola lavata, perché altrimenti non è che mi metto due tanti io, Ogni tanto mi scordo che cosa, rimane tu. Tranquillo. Mettili in riga tu. Tranquillo, io non lo sapevo, sennò... Allora, serve? Serve una ciotoletta per metterlo... La scorza di limone, no, di melone. Eccola qua. Ma del limone secondo me ne è poca. Qua. No, basta poca, solo per un po' di sapore. Mando me sciocco le mani. Il problema è che questo non è il limone, questo è un... C'è troppo verde. Una prugna. Tornosa? Normale? Sì, dai. No? Ancora non c'è culo. Io c'hai pure grattugiarmi le mani. Ce l'ho provato tu? Provo io? Almeno se mi gratto le mani. Così mi stucco che esatto. Porto tu c'hai le mani tutte massacrate. Ecco, sono tagliato col frullino. Porca troia. Porca troia. Farò vedere in live, aspetta. Dove si guarda? Aspetta un attimo. Ah. Allora, vai. Cazzo. Visto, ragazzi, che taglio? Ma poi non è tutto, guardate un po' questa. Porca troia, ma sei pieno di... Si vede, porca questa troia. Me la so fatta, ragazzi, facendo un TikTok. Un TikTok. Ti sei bruciato, no? Quello no, lì questo è un taglio di 7 punti. Un taglio da vetro, come sa. Con una... Oh. Porco diavolo morto, sono là. Ma che facciamo? Usciamo? Usciamo qui, tu mangi, che fai? No, perché gustava, ma è più saporito, no? È più saporito, certo, per terra è più saporito quando va per terra, no? Porco diavolo morto, ragazzi. Qua, allora, ok, seri. Io. Fammi grattugiare un pochetto, ecco. Pure io c'ho qualcosa qua, Guarda in gamma. Questo con che, Matteo? Questo? Perché mi sono ingazzato per una ragazza. Adesso ti sei operato, però. Per fortuna no. Un taglio perfetto, non ha preso la vena quella importante, proprio la scoperta. Ha detto un taglio per... Meglio del cucino non potevi tagliarti, mi ha detto il medico. Era vetro? Era vetro? Sì, mi sono ingiambato perché stavo ingazzato. Sono andato a finire con il braccio dentro quei vetri, sai quelli vetri fini della volta, quelli... Ah, quelli delle finestre della volta, delle case vecchie. Ma che è sul rumore? Io pensavo fosse un sound alert. Ma che è?
Ah no, è il burro, è il burro. Uh-huh. Ok. È il burro, è il burro. Sì, io penso che sì, basta, sì. Matteo. Ma basta? Ma basta, dai. Basta, dai. Sì, va, tanto è solo per dare un sapore. Limone verde è la prima volta che lo vedo, però. Ok, no, beh, lo succo ci mettiamo tutto, no? Lo succo ci sono visto già. Ah, tutto? Vabbè, sì, mettiamo tutto. Dimmi tu, perché lo vuoi. Ci serve soltanto per non far rovinare le mele, in realtà. Ah, allora, sì, metti tutto. Perché questa è una volta tagliata, se prende il sapore d'arancico subito. Arancico? D'arancico. Arancico. Arancico. Io. Ero perché... Oh! Senti che rumore. Lo so. È tanto che non lo sento più, sto rumore. Allora, adesso, Matteo, bisognerebbe passare la farina e il lievito. Ma io con le donne ho un rapporto molto particolare che meglio che non... Cioè, non so se voglio avere più una ragazza. Vuoi un ragazzo, Matteo? No! No, nemmeno. Mago? No, per carità di Dio. No, niente, via. Non so, omofobo, però, no, insomma... Questo. Ecco, dice che è buono, però, Dice buono. Ah... Ma... Ragazzetti. Io le donne in mezzo ai piedi non le voglio. Ce ne sono avute tante, ma basta, mi sono rotto il coglione. Sì. Sì. Quando abbiamo Padre Pio. Ci sta un brede che è famoso su TikTok, perché non lo inviti in live. Don, com'è? Don Ambrogio? Don Ambrogio, lo fai venire. Mi conosce. Poi gli metti le cuffie. Mi conosce. Già ha reagito più volte, insomma. Vabbè. Ci viene qua? De dov'è? Non lo so. Allora, qua spengo perché mi sa che l'ho fatto. Allora, limone qua dentro? No, ora dobbiamo passare la farina e il lievito lievito, quello lì. Insieme? Lo dobbiamo passare con come cazzo si chiama quello che passa per... Ah, ce l'ho qua sopra, ce l'ho. Per togliere i trozzi. I trozzi. Oh, stai come dico che tipo mi sta in mezzo le palle. solo che... Va bene. Ok, un buon borberato credo. Però perfetto. Vabbè. Allora. Mo pesiamo la farina. Sì. Allora, questo lo mettiamo di qua. La farina, 250 grammi. 250 grammi? Sì. Da madonna. Cucito ma ci fai colazione. Allora, intanto accendo il forno io. No, voglia. Come voglio? Accendi? Che fai dopo? Allora sì. C'è fastidio? E ci sta un comodino che tipo me sta... Non è che mi sta da fastidio. Aspetta, lo tolgo. C'è una vita a parte il comodino. Vai. Okay. Allora. C'è un po' di mal di gola, ragazzi. Perché? Con gli shorts vado in giro, faccio sempre i video fuori casa. Ah sì? Vogliamo andare a Milano? Andiamo? Vai pure tu? Per il momento non se ne parla. Sarebbe bello però. Ti hai sentito quello che è successo a Ciccio? Porello? Porca, ma te mi dispiace un botto, guarda. Quello che è successo a Ciccio, poraccio. Mi dispiace veramente un botto, guarda. Io non dico che sono uguale, però diciamo che insomma sto in una situazione un po' particolare che insomma... Ma io pure, Io già ho avuto 10 anni l'impresa edile, ragazzi, quindi non è... Ma sai qual è il problema? È che devo giustificare ogni tipo di viaggio che faccio. Pure. Sì, perché se io vado a Milano per lavoro, per fare live IRL, già che le live IRL vengono viste, diciamo, non capiscono bene cosa siano, capito? La finanza, certo. Non lo capiscono. Più dopo devo giustificare il fatto delle spese. Quindi, che ne so, vado al ristorante fuori, che faccio la fattura, vado all'hotel, faccio la fattura, deve essere tutto scritto, ci vuole un contratto. Perché, allora, se io vado a trovare un'azienda, l'azienda mi fa un contratto, io dico, guarda, io sono andato a Milano per quell'azienda. Ma se io dico, vado a Milano per fare la live in giro. Hai visto? Che ci capisce? Non ci capisce niente. Non ci capisce nessuno niente, capito? Quindi non... Quindi devo stare un attimo attento, devo dire. Mi serve, Matteo, un contenitore per passare la farina? Sì. Eccolo qua. Però è piccolo. Penso che basta. Sì, basta pure io. Aspetta, ma tu la farina serve il contenitore che dopo tu lo metti tutto là dentro? Per girare? Allora questo è piccolo. Allora più grosso, sì. Appunto, infatti io mi sono pensato. Tu sei visto a lungo. Esatto, io penso io accolto, sempre. Io accolto. Esatto, quello è un problema. Vado un attimo sotto qui alla cesta. Va bene. Grazie, Kevin. Ciao,
Mamma mia, signore mio. Un bello buchino, sì. Ragazzi, io sto diventando sordo. Sto diventando sordo, ragazzi. Guarda, sai che facciamo? Dato che Matteo è andato sotto, adesso io riprendo il mio bellissimo comodino. Lo metto qui, guardate, ragazzi, eh. Guardate che bella magia. Guardate che bella magia, ragazzi. A te mi casco sopra. Solo che non mi vede, va bene. Si vede il vagino e basta. Pronti, ragazzi? Olè! Eccolo, il ballo pelvico. Guardate un po' che coscia, ragazzi. Adesso aspettiamo Matteo. Poi naturalmente, ragazzi, prendete appunti, perché cioè, questa tecnica è bene che la impariate anche voi, perché cioè, se avete problemi nel rimorchiare le ragazze, prendete appunti, ragazzi, e vedrete che problemi non ne avrete più. Allora, piede dritto. Basta. E la Madonna. Olè. Tornato Matteo, ragazzi, il tutorial lo continuiamo dopo. Facciamo così, ragazzi. Facciamo così. Ogni 5 sub regalati, Mitch Vichingo sale qua sopra e ringrazio tutti quanti. Ringrazia. Va bene. Va bene. Vai, io. Mi sfido, ragazzi. Mi sfido. Sì. Stasera si arriva al record. 2 milioni sera. Di euro. 1000 sub in un giorno. Allora. È impossibile. È impossibile. Allora, sono trovata. Madonna, hai visto un bastemo fino... Vai. Questo sarebbe imbastare il calcestruzzo qua dentro. Perfetto, vai. Qua sì. Allora, metti qua sopra, metti... 250 grammi. 250 vai. Grammi, vai, io te lo tengo. Lo perdi. No, non perde. Vai, io. Piano. Allora. Stavo per dire, com'è che la bilancia funziona? E rimane qua sopra, è normale, deve essere attacciata questa. Allora, qua va tutto per terra. Qui ci meni a le chiappe. Vai Matteo. No, perché non va, capito? Ma tu studiato, serve passarla la farina? Io non lo so mai capito. Ma io in realtà butto dentro, che cazzo mi frega, viene un pochetto più soffice, bene. Oh yes. No, oh, provaci tu, guarda che a me, come se facciamo il cambio. Cambio! C'è una tecnica. Ah, tu c'hai la tecnica quella super suprema. The Danny, chi è che bussa? Chi è? Ah. te l'ho detto io. Matteo. Stiamo a fantasia. Grazie mille Joker, 23 mesi. Grazie mille pure Alex TI 98. Grazie mille 18 mesi di resub, grande. A quanti sub stiamo? Devo là? No. Quando fanno 5 sub gift, diverso. 5 sub gift. Quali è questi? Non... Le Matteo, sub ecco. Regalate. Guarda, ci stiamo qua. Quando ne deve essere, scusami. 250 grammi. Oh, dai. Ma stiamo a 130. È per quello che ho detto. Si sta a rompere le spalle. Faccio io? Mi fa un momento. Cambio? Dove? Qua vai. Cambio! Veloce per te, vai. Ci siamo? No. C'era un film che ho visto, un film porno una volta, che insomma faceva tipo... Facessi rumo? Ogni tanto, cambio! E gli davo lo cambio. Insieme a questo ci metti anche questo effetto sonoro, senti, eh? Esatto, sembra proprio... Cazzo. Ciao, Big. Stasera mi sa che faccio tardi. Ci siamo, 200 grammi. Ecco, se gli do più forte, magari scende di più, capito? Panache, vai. Se gli do più forte... Ti do un cambio? Ti staccato? Vai, faccio un massaggio, vai. Cambio, vai, io. Cambio. Adesso no, sono toccato 240, io. 40, aspetta, fammi mettere la farina questa là dentro. Ah, questa è a posto. Vai ancora. 244. 246. Mi sta scoppiando 248. 249, 250. Ci siamo. Ok. Vai. Ammone è diventato di 60. Non passaggio. Ok, ottimo. Aspetta, poi passiamo pure questa. Vai. Ma più un altro attrezzo, perché che fai? C'è pure questo già? Sì, no, mi sa che questo qua è l'attrezzo, quello fatto apposta, non quello. Ah, non lo bene. So,
Esatto, questo mi sa che fa prima, vedi? Ah. E questo facevi prima con questo cazzo. Allora, aspetta che ci sta un po' di grumi. Ci sta la monnezza, no? Posso buttare qui? Sì. A posto. Allora, fatto questo... possiamo... Ok. Allora, possiamo... Sì. Prendere le uova, zucchero e un pizzico di sale. Uovo, zucchero, un pizzico... Devo mettere qua dentro dopo? No, no, ma facciamo un desto a parte. Un desto a parte? Due uova. Due uova. Ok. Ok. Spacchi una ad una io? Eh? Spacchi una ad una io? Una ad una io, sì. Vai. Ah, cazzo, queste piccole però. Olè, senti un po'. Oddio, con una mano, vabbè, è tanto che Enrico, una volta, tu lo conosci Enrico, Luguogo? Sì, sì, Luguogo. Una volta Enrico, quello che mi stecava con le maghe era. Già sti piatti faceva, guarda. Quello era bravo, cavolo. Allora, a volte, dipende che cosa gli facevi fa, dipende. Sì? La roba che ci metteva tanto a lievità, insomma, tipo, buttava là così, insomma. A occhio. A occhio, sì. No, ma tipo la lievitazione, tipo a volte lui sa cucinare, però ovviamente per la live, per l'intrattenimento, non è che può stare lì a aspettare le ore che lievita, ah, capito? Certo, certo. Piglia, cucina, anche se non è lievitato, piglia, butta là dentro, su, capito? Però è bravo. Ma allora, noi possiamo mischiare insieme allo zucchero. Secondo me un uovo in più ci vuole, sai? Ci vuole? Perché questo è piccolo. Vabbè, magari dopo ce lo mettiamo più tardi. Senti, mettiamo anche lo zucchero, che dici? Sì, lo zucchero, vai. Eccolo. Dove lo mettiamo questo? Qua dentro? Sì. Qua dentro, vai. Io. Quando era? 200 grammi? Io, ficca, che me frega me. Oh, porca puttana, che dove vai io? 200 grammi? 200, però se tu gli vai così, insomma, dici, dopo, mi si è fatto morire. Vai, piano. Ok, eccolo, solo è porco. Ma allora, a mano o con le fruste? Con le fruste, o a mano vuoi fare? A mano? A mano ci mettevo più tempo. Beh, oddio, vabbè, con le fruste, io. Oh no, vuoi fare a mano? Facciamo a mano. Uno tene e uno frusta. Va bene, dai, io. È meglio, no, perché queste qua non è che mi fido tanto. Ah, perché fa rumore, ok. Non è che mi fido tanto, vedete queste. Questa va a te, mi sa che... No, perché queste mi sa che ha pigliato le botte, non mi ricordo che cazzo. Vuoi che te la sistemo? So, ho capito qual è il problema. Sì? Sì, basta allargare queste qui, guarda. Queste le larghi. Dici? Sì, le forziamo un pochetto. Oddio. Adesso, no, scherzo. E poi? Mo non funziona più. A mo sbatte di più. Sbatte di più di prima. Niente, via. Ok, niente. Allora, a mano. A mano c'ho... Oddio. Una madonna, questa che è un... Questa è l'umazza, frustu. Sì, sì. Questa è l'ufrustone. Allora, qua. Con questa gli dai. Via la bilancia. Tieni, eh. Vai, va bene. Vado? Vai, in bo'. Ok. Io... Il rumore è uguale, ragazzi, eh. Il rumore è identico. Però non è elettrico. Ah, c'è un colore un po' particolare. Lo braccio tu perché a me non mi va bene. Fammi vedere, come si mestica? Con due mani? Sì. Fammi tondola le palle quando mi metti. È normale? Sì, guarda. Se casca l'occhiali e le cuffie. Mi pare che basta, no? È noso! È bello bianchetto! È bello bianco, è bello cremoso! Vai, ora devi cambiare colore, devi cambiare! Io! Vai! Porco diavolo! Basta! Ha cambiato colore? Ok, ha cambiato colore, mi sa! Ha fatto le bolle, quando fa le bolle significa che è buono! Ok, mo, il bagno? Allora, mo potevo mischiare? No, aggiungere così. Guarda, come? Facciamo i professionali, cuci, guarda Matteo, cuci, guarda. Hai detto cuci se sbatti. Adesso. Robetta. Ah, cuci. Senti che bello rumore, guarda. Mm-hmm. Bello, preciso. Ma non somiglia a pla, vuol dire che stai a far bene. Esatto. Vuoi provare? Sì. Oh, cuci, mettere... giusto? Potevo metterlo burro adesso. Vai. Vado? Vai. Tutto. A posto. Però le uova si cuociono così. Eh? Diventa la frittata col burro caldo. Vabbè.
Ok, poi dopo adesso aggiungiamo un pizzico di sale. Attendo, un pizzico di sale? Sì. Lo ce l'hai? Fatto a mano, però ci vuole tempo. Ci vengo io? Sta lì, sale. Non pigliare lo zucchero perché una volta non mi sono sbagliato, porca sì, troia. Mi sono sbagliato il barattolo, sono messo lo sale al posto dello zucchero. Scappata la torta di merda, buona. Salata, porca puttana, sono andata a mangiare, sapeva di merda. Buona. Un po' di più, un po' di più. Ma più? Sì. Sicuro? Sì, sì, un po' di più. È poco. Ora? Madonna, poco, cazzo. Di più? Ma tu li pigli proprio... Ora? Vai. Ma è salata dopo? Tutto, tutto. No, 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 non è salata. Ok. Allora, adesso... Allora, qua... Allì. Cannella. Mezzo cucchiaio... Come si fa, scusami, cucchiaino. Non ho capito. Senti? Ah, vedi? Senti? Aspetta, ciao. Capito, capito, capito. La mano è stata... Lo vuoi fare capito, qua? Capito. Più o meno. Qua. Vabbè, un po' di cannella. Oh, porco diavolo, quando li metti, oh? Porco diavolo morto, donna. Senti che... Porco troia. Buona, buona questa. Ti piace? Sì. Cannella. E scorza di limone. Cazzo, ma è difficile. Ma stai messo le carne solo tu, però, Matte? Lo so, ma... Vuoi te la con lo cambio? Sì, cambio. Vai, vai. No, aspetta, fuggito. Esatto, deve fare proprio l'urmo... Il tipico rumore da... Il limone bisogna mettere? Sì, una scorza di limone. Ma che bella crema che è venuta fuori. Sì, sì. Ok. Questa costa carne, però. Sì, e te l'ho subito. La palestra non serve a cosa comunque, ragazzi. Se volete fare palestra, cucinate. No, ride scherzi, ma sta il piede in paio d'ore, è forte. Oh, no, cioè, scherzi, insomma, veramente. Fa male le gambe. Allora, io metti qua sopra. Qua. Adesso. Poi. Oh! Farina, possiamo aggiungere la farina. Piano piano. Oh! Oh! La madonna. Ci sta il diavolo qua dentro. Oddio. Non mi dico così perché guarda, io ho una paura del diavolo. Sì? La cartomante mi ha detto che male, quando mi ha letto le carte mi ha detto che c'è lo diavolo. Qua dentro? Ci sta lo diavolo, le ombre, le cose. Oh! 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 Oh diavolo. Mettiamo la farina? Sì, sì. Io. Questa è un buon... Ah no, aspetta, lo contrario allora era. Cioè? Sì, perché qua è piccola questa. Vabbè, metti la farina. No, perché dopo devo mesticarlo là dentro. Ok, tranquillo, tranquillo, metti dentro la farina, tranquillo. Sta lo diavolo. Sono signorine. Ah sì, no, come sono signorine, dove? Sono signorine. Ah, io, vai, metti, io. Un... Io, oh, però devi cercarci però, se vai fuori. Non ci chiappo mai, ma te. Senti, c'è un cucchiaio, almeno te lo metto dentro. Un cucchiaio? No, vai, metti. Oh, diavolo. Mo è duro, mo più duro di prima. Non ci vedo. Oh, mo è più duro. Adesso ci va qui, lo devo a te. Lo latte quando ce lo metti? Non è che ce la metti lo latte. No, dopo. Ah, dopo? Sì. Io, metti tutto, io. Io. Tutto del botto? Tutto, vai, io, metti tutto. Via, posto. Ok. Ma tu sei mai girato a mano per quando fai il calcestruzzo? Sì, ma... Dopo il calcestruzzo però non te lo devi mangiare. Adesso il latte. Cioè, dopo che è diventato cremoso questo. Porco diavolo morto, ma che te? Toma, provaci tu, perché guarda. Cioè, è roba che tu tiri su la cosa, siamo tiri su... Aspetta, fai così... Oddio! Non ci tappi la cavata? Tiri su questa e avere su pure la ciotola, avere. Avere su pure la ciotola, guarda. Gliela fai? Tu tieni, tienila, forte, E una madosca. È un po' troppo... Sì, ma questa morma tutta lì dentro. Mo per farla scappare? Perfetto, mo è un'arma bianca. Potremmo gli ammazzare. E mo per farla scappare come cazzo si fa qua? Porco diavolo. La cuciniamo con il manzafrusto. Ah, tutta intera là dentro. La metti tutta dentro, intera e via. Ma te? Allora, siamo fatti una cazzata a metà.
Allora, grazie mille ragazzi, grazie mille Big 11 mesi, grazie mille anche a Kel Official, 2 mesi di resub, buonasera per i miei, grazie. Allora, ciao Belli. Per fortuna c'è un pubblico che mi supporta tantissimo. È una bellissima cosa, guarda. Sì. Bellissima veramente. E io ci metto un sacco di impegno per fare tutto. Allora, ma a parte l'hai visto pure tu com'è lo studio mio? È bello, è fighissimo, ragazzi. Ragazzi, è fighissimo qua, veramente. Pare... c'ha ogni stanza è allestita per fare le live. Vado, metto? Metti? Ah no, bisogna pesarlo. Sì. E quanto... scusate se parlo marchigiano, ma vabbè. Insomma. 150 grammi. Grammi o millilitri? Millilitri. Però è quasi okay, uguale. Sì, sì. Yeah. 150, sicuro? Sì. Io dubito che riusciremo a... a mischiare bene okay, questa... questo impasto qua. Vuole progettare lei con... sì, sì, sì. Urco! Ma che te? Adesso ci vuole 5 bottiglie di level up per... oh. Ma che cazzo, questa come cazzo la tiri giù questa? Non lo so, non lo so. Sei pronto? A te metterli a... guarda, io già lo vedo. Io vado piano, eh. Orco diavolo. Io vado piano, eh. Ecco, bisogna un po'... no, però sta venendo, ragazzi, sta venendo. Grande Matteo, vai! Vai, 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 vai! Madonna, fallo a mano, però più... è tosto, è tosto. È tosto. Vado? Vai, vai. Verso l'infinito e oltre. C'è pure che dopo vado fuori, capito? Ok. Ah, vabbè. Buono, buono. Vado, eh. Non va a scappare spalle? Vado io? È duro. E ne la faccio più io. Vado io, dai. Lo vuoi tenere? Sì, tengo io. Io te lo tengo, tu giù, vai. Tu operi. Ok. A me devo andare alle palle, però. Come la... a te devo andare alle palle? È il movimento che... oddio. Tendo. Ok, tendo. Io penso che okay, basta, o no? Ah, basta? Non lo so io. Penso che ci, dai. Adesso. Aggiungere il latte... no, questo lo siamo fatto. Sgocciolare le mele. Ma sarà buona? Vogliamo provare? Qua. È buona. Prova un po'. È buona. Io sono vichingo, non sono abituato ai sapori moderni. Cioè a me sta roba cucina mi piace. No, non so a te che sei moderno. Vabbè. Ok. No, però le dosi giuste, eh. Le dosi giuste. Possiamo sgocciolare le mele. Sì. Sgocciolarle, cioè? Dobbiamo dare... ma noi siamo girate queste? Vabbè, non va niente, eh. No, sono inossidate. C'è la di 40? Ci mettiamo sì, la di 40? Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Come mestichi bene con le mani. Io. Allora, vogliamo fare insieme tipo come siamo lo film quello? Quello sì, The Ghost lì. Tu sì, davanti, tu dietro, io davanti. Questa torta verrà benissimo, fatta con amore proprio. Oddio, sì, sì. Grazie mille, Rich, 3 mesi di resub, grazie. Allora, dobbiamo sgocciolarle perché c'è il limone. Perché c'è il limone adesso? Ma in realtà non serve sgocciolarle, secondo me. Ce lo lasciamo? Sì, sì. Proviamoci. Adesso possiamo passare allora l'impasto all'interno delle mele. Ce l'hai i cucchiai quelli di gomma che poi raschia bene tutto? Sì, sì, ce l'ho. Ma allora ecco una cucina professionale, cara. Ma che roba? La Marisa. La Marisa si chiama? Sì. Si chiama come mamma? Ah sì, Marisa? Mamma Marisa si chiama. La lecca pendole. La lecca le pendole, mamma. Brava. Non lo sapevi che si chiama la lecca pendole? No. Vabbè, mio padre, mia nonna... Senti che missili, ecco. Olè, pure le pere. Allora, pronto? Che faccio io? Bisogna metterlo dentro. Vai, io te lo tengo. Versa, un po' verso la gamba, così almeno lo vedono. Esatto, così. Scappa bene?
Alza, se no dopo va a finire. Non lo so, ma c'è un odore. Guarda che bene buona questa, ma c'è un odore. Sì. Buona. Devo dire un momento? Sì. Posto? Sì. Quest'altro me lo finisco io. Così con le mani. Buono. A secco. Buono. Tu lo sai che fa venire i vermi dentro lo stomaco? Ma che? L'impasto crudo. Veramente? Lo lievito. Se c'hai problemi nel stomaco, ma porca miseria. È per questo che ogni tanto mi cago addosso? Come te caghi sotto? Mi è successo pure prima, me ne stavo a ballare. Che cazzo dici? Scherzo. No, a me non mi è successo di cagarmi sotto. Cioè, sì. Porca miseria. Il posso fanzorso io, Matteo? Sì. Ogni volta che tipo viene qualcuno a casa mia, gli racconto sempre questa cosa della merda, però penso che non sia il caso, dai. A te la voglio sapere, però. Avevo mangiato talmente tanto, ma tanto il giorno prima, ok? Il giorno dopo sentivo che tipo mi faceva male lo stomaco, no? Sono andato a scuola, faccio la merenda, mangio, faccio tutto, no? Quando, insomma, dopo vado sulla fermata dell'autobus, no? Bisogna imburrare il testo intanto. Ah, sì. Cioè, come lo imburri tu? Con lo burro... Olio o il burro? Ci mettiamo un po' di burro e meglio, meno non si attacca? Burro? O no? O allora, l'olio? Io di solito faccio l'olio e la farina. Allora olio e farina, vai, mi fido di te. Sì. E niente, praticamente avevo mangiato talmente tanto, ok, che mi faceva male lo stomaco. Oddio. Queste canzoni comunque... A spigne, eh? Belle. Con le mani, belle troll. Posso mettere con le mani o con la carta? No, con la carta, con la carta. Meglio con la carta. Almeno lo togli un po' di lì. Sì. Pungi per bene, vai. Intanto io qua giro. Quindi abbiamo fatto, che c'è rimasto qua da fare? E dopo... zucchero a velo? Sì. Alla fine, vero? E dopo che è successo, Matteo, la fermata dell'autobus? E niente, la fermata dell'autobus, io vado alla fermata dell'autobus e mangio di nuovo. Una fame terribile c'avevo proprio. Ma era una fame, non era una fame normale. Vabbè, comunque, durante il viaggio, no? Che durava circa 30 minuti da Santa Pia al Mare fino a Fermo, 30-40 minuti di viaggio per la corriera, no? E niente, praticamente sento lo stomaco che tipo inizia a brontolare. Tu l'hai mai sentito proprio che la diarrea già si è mai avuta? Quella pesante, che tipo dentro lo stomaco senti proprio le bolle, l'acqua, che tipo acqua. Sì. Mi metto seduto, infatti già sulla corriera tipo stavo sulla fermata con le chiappe strette, capito? Con le chiappe strette, come mi metto seduto dentro la corriera? Mamma mia. Spruzzo merda una proprio. Una fondanella di merda. La merda mi era arrivata fino a qua dietro la schiena. Fino a qua. Mamma mia. Sì. La merda fino alla schiena. E dopo? Tutto imbappato fino a qua giù, fino a qua sotto, fino a qua. Tutto imbappato. E dopo niente, tu vedevi tipo le persone dentro l'autobus, che era pieno l'autobus, capito? Che tipo ha fatto. Tipo l'autista aveva aperto il finestrino. La puzza, non è vero, eh? L'autista guidava l'autobus con la testa da fuori. E tu come sei fatto dopo? E io niente, tutti che si girava intorno così. Stava chi si disperava, chi si metteva con la testa fuori il finestrino per respirarla. Mamma mia. Comunque è una brutta situazione, eh? Sì, poi la prima fermata dell'autobus, tutti via. E lo guarda proprio la corriera. Sì. Tutto vedi, il 40% della corriera, cioè tre quarti della corriera, tutti via. Vedi, se tu ti eri allenato con un glute, come te avevo detto io prima. Ma lì non gliela fai a tenetela, eh. Se c'hai un glute forte, Matteo... Il problema è quando mi sono alzato dopo, dalla sedia. Tu devi mettere a sedia. Io mi sono alzato dalla cosa, lo sedile. Mi sono girato per vedere un attimo com'era. Poi mi sono girato tutta molla, tutta mamma piena del merda, tutta marrone. Mamma mia. E poi dopo lo fatto è quando mi metto in piedi, no, non mi so, perché io prima già avevo i pantaloni larghi, cioè prima già andavo in moda dei pantaloni larghi, tutta fino giù, fino agli oligazziti. Mamma mia. Fino agli calzini, giù. Ma a casa quando ti sei lavato? A casa niente, a casa sono entrato dentro la doccia, la merda pure sotto le scarpe me la sentivo. Mamma mia, che bello. È bello. Ma tanta merda, sarà stati 2 litri di merda proprio, sarà stata proprio tanta, capito?
Porca troia. Due litri di merda, eh. Bello, bello. Vabbè. Ma tu qua che ci metti? La farina o lo zucchero davvero? Sotto. Allora, scusami. No, niente. Allora io ci metto la farina di solito. Allora. Ma spruzzata. Sì, si è fatto tutto? Sì. Che è qua che perde da una parte e dall'altra? Oh. Ah, perché è bugato. Ecco perché. Poi io di solito faccio così. Ah, ok. Ecco, gli passo così, gli do qualche botta. Pure sui lati già si è messa, sì? Sì, sì, sì. Ok. Ok. Vai, vai, tu andando gira. Guarda come mischio bene, Matteo. Sei bravissimo. Si vede che sono fatto il muratore? Sì, sì. Un muratore ci cuoco, no. Allora, perfetto. La torta verrà buonissima, te lo dico io. Via. Andiamo? Metto qua? Guarda, io spero che scappa bene. Questa scappa buonissima. Sì? Sì, ci dico io. Testo pulito. Non l'ho pigliato sul latte. Chi è? Ah, mecce in gula, eh? Mecce in gula. Ma è scaduto. Come è scaduto? 28/01/2022. No, veramente? A posto. Altro che li vermini. No, 2023 c'è scritto, ragazzi. 2023, tranquilli. Se no, no, perché sennò veramente era un casino. Oh. Allora... vediamo un po'. Ecco che devo, come sbatti. E ci sono messo la farina. Dove allora, si sbatte? No, da nessuna parte. Che devi fare? Devi sbattere? Devi spianarlo, io le torte le voglio vedere piane. Ah, le voglio vedere piane? Oh. Perfetto. Basta? Perfetto, ragazzi, guardate un po'. Questo pensare che ci va pure un po' di gocce di cioccolato, però oggi la facciamo classica. Ce l'hai? Di... sì, sì, ce l'ho, però no, meglio di no, meglio... classica? Vai, sì, classica, vai. Guarda che bella torta. Ragazzi, io devo essere sincero. Allora, devo essere sincero. Io non la sono mai mangiata la torta di mele così. Allora, questa adesso vedrai che assomiglia moltissimo il sapore allo strudel. Non so se ti piace, te lo strudel. Mai mangiato. Che è lo strudel? Questo è un dolce tipico tirolese, giusto? Tirolese, sì. No. Del strudel? Nord. E è buonissimo. Nord? Sì, è buonissimo. È sempre fatto mele, cannella e poi non so che altro. Però è buonissimo. E questo gli assomiglia moltissimo di sapore. Quindi vedrai che questa torta è... de strudel. Lo strudel è... aspetta. Esatto, stai proprio precisa la canzone qua. Esatto. Posso infornare da sopra il comodino? Eh? Posso infornare io da sopra il comodino? Vai, vai, vai. Prego, prego, prego. Inforni pure. Vado, eh. Non voglio che ti ammazzi, però... no, no, tranquillo. Gliela fai? Sì. Ah, tu entri in ginocchio, poi vai sopra... dopo ci mondi pure tu, eh? Prego. Allora, si apre il forno, ragazzi. Prego, signor vichingo. Andiamo a scotto, ve lo sto a vedere. Stai attento perché dopo se ti fai male, dopo... allora, aspetta, allora, un attimo, aspetta, aspetta. Mi giro un attimo perché... si vede, ricludi? Sì, sì, gliela fai? Oh, occhio. Ok. Prego. Ok, chiudiamo. Chiuda, chiuda, poi te giri e fai... chiudo? Sì, te giri e fai la mossa. Vado, eh? E la torta, ragazzi, è infornata. Ce la proviamo a mondare, Matteo? No. Dai, monda, monda, qua. Ma è difficile. Vai, vai, ti assisto io. Oddio. Io che entro su sopra. Vai, vai. Porca troia. Allora, aspetta, fammi controllare un attimo la temperatura. Temperatura del comodino? No, no. La farina qua c'è pure 220. Ah, tu proprio così? Sì, questo prima. Alexa, il Boston timer per 30 minuti. 30 minuti, a partire da ora. Ma che parli, con forno? Con Alexa. Questa è tecnologia, io sono un vichingo come te. Sì? Ai tempi dei vichinghi non si parlava di forni. Fammi vedere come funziona. Prendi il pulsante, il pulsantino. Quale? Quello lì. Lì, un pulsante. C'è un pulsante. Lo devi spingere. Ah, bisogna... ok. Fammi vedere se io la faccio a riprendere, se no... se ripiglia, dici? Ha 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 ha!
Vai ragazzi, cazzo, fate partire i suoni che io ve li ballo tutti. Vai vai, io mo, fammi vedere. Allora, occhio a non calpestare i lati perché te ribalti un attimo. Sì. Quanto pesi? Eh? Quanto pesi? Ah, mi ribalto? Tanto. Quanto pesi? 95. Allora, puoi salire, io pesavo 109 kg fino a 5 mesi fa. C'è il problema di cascabra? No, tengo. E dopo il problema è che scendere sotto, il problema. Sotto dove? Cioè, ascende. Ascende, no, ci penso, devi pigliare in braccio, Ma gliela fai pigliare in braccio? Sì. Vuoi stare con la parte? No. Ah, prima di tutto, prima di salire, consiglio di tirarti sui pantaloni bene. Sono fatto. No, metti la maglia dentro. È più stiloso. Ah. Cioè, mondi su meglio. Ah, mondo su meglio. Vai? Perfetto. Esatto, qui ci tira su bene. Sì. Le palle deve stare una di qua, una di là. No, insieme. Ah, ok, una di là, una... Ok, adesso puoi salire. Allaccia bene la cintura. E dopo si parte. Dopo si parte, cazzo. Aspetta che piglio quell'altra gamba che si vede meglio. Porca miseria, sento le palle una a destra e una a sinistra. Esatto, è un bel effetto, dai. No? Sì. Proprio, cioè, gusta, sì. È piacevole. Sì. Sta sempre vicine per una volta che sta separate. Sì, perfetto. Oggi, ragazzi, assisteremo alla caduta di Matteo HS sopra i fornelli. Come on. Mamma mia, ragazzi. È da infarto sta musica, sti suoni. È da infarto. Levati la tovaglia. Se no scivola. No, ragazzi, questa fa grippe. Questa è fatta apposta, eh. Questa fa grippe. Allora ragazzi, oggi proveremo a montare sopra lo sgabello del Miccio Vichingo. Vediamo che roba succede, perché qua mi sa che oggi ospedale per me. Spero. Vabbè, anche il casco non è che, a meno che non sbatta la testa qua sopra. Ho l'impostazione, allora, quando devi rimorchiare, l'impostazione è questa. Allora, non hai pappotte? Non hai pappotte? Sì. Devi dire su le gazze? Aspetta, allora, l'impostazione, qual è l'impostazione? Allora, davallo. Ah, io ce l'ho un occhialetto bello, lo piglio? Ce l'hai? Ce l'ho. Vai, bene. Vediamo. Olè, dispositivo. Che occhialetto usiamo, Matteo? Perfetto. E non solo. Perfetto, Matteo. Perfetto. Le posso soffiare il naso, ragazzi? Solo che faccio un po' rumore quando soffio. Perfetto, Matteo. Perfetto. Tu sei un vichingo, io sono un gladiatore. Lo soffio dopo, via. Aspetta, com'era la postazione? Allora, partiamo dalle vasi. Devi rimorchiare. Che fai? Per dire su... Allora, prima gli guardi. La guardi. Ti sistemi gli occhiali, vai Matteo, zima a me. Ti sistemi gli occhiali, sguardo serio. Tieni sui pantaloncini. Spacchi le palle. Benissimo. Spacco così fai capire chi è l'uomo. Poi, assumi l'impostazione, ti appoggi sulla gamba sinistra. Questa la alzi un po'. Tac. E parti, così. Mani deve essere un po'... Esatto. Quindi una fissa. Esatto. E quella così, giusto? E guardi fisso, la guardi negli occhi. Con sicurezza, devi essere sicuro di ciò che stai facendo. Vai, balla. E poi le fai, esclami questo. Ehi tu. Sei mia. E balli, e basta. Finché lei non viene lì, poi niente. È fatta. Se devi fare botte, invece, tiri sempre sui pantaloni. Sì. Mentre tiri sui pantaloni, tiri dietro la schiena, come per dire, adesso arrivo. Tac. Poi, da schiena dritta, ti metti... incurvato, te devi chiudere come una tartaruga, vai, devi avere l'addome contratto e le chiappe contratte insieme contemporaneamente, ti sistemi l'occhiale con una mano così, guarda così, tac, ok, ti guardi e ti avvicini camminando lateralmente, perché lateralmente è come la Thai box, no? Esatto. Ok, un attimo, aspetta un attimo che... Perfetto, adesso oggi hai imparato a fare a botte e a rimorchiare. Così, no? Mi metto davanti, così. Esatto.
È un attimo che ci sta. Esatto. Ci sta un attimo. Questa... Allora, grazie mille. Allora, praticamente mi metto in cucina, no? Così. Va bene. Esatto, questo è per rimorchiare o per fa botte? No, per fa botte. Per fa botte. Tiri sulle calze, te chiudi. Esatto. Bravissimo, sistemi gli occhiali e ti avvicini lateralmente. Esatto. Così incudi timore. Esatto. E il tuo nemico o scappa o non si sente pronto a affrontarti. Ok. E invece per entrare da sopra come si fa? Da sopra, allora, appoggi prima un ginocchio. Sì. Vai. Allora, prima un ginocchio, ok. Esatto. Poi l'altro. Oddio. Che ci scocciato, vai. Non lo so. Adesso okay. Sali con una gamba. Tiri una gamba. Tiri sulla gamba. Mi tieni se vado. Ok. Vai. Esatto, vai. Dai, tranquillo, stacco io a te. Ci sei tu? Va, come li usichi, vai. Esatto. Vista bene? Sì. Visto? Stai? Sì. Adesso trova il tuo equilibrio. Trova te stesso. Adesso vai col pelvo. Vai col movimento pelvico. Vai Matteo! Non troppo perché sennò caschi. Devi trovare l'equilibrio. Perfetto. Vai Matteo. Adesso devi dire. Ok, mo. Vuoi che la? Sì, la madonna! Ah, che fai? Io, orca. No, aspetta, meglio che... Dove aspetta, metto? Aspetta. Qua? Ok? Vai? Aspetta, dai, un attimo. Ok, qua. Oppala! Oh! Come ti sei sentito qua sopra? Bello alto, più in alto, più possente, più... Forte pure, no? Più vichingo. Esatto. Cioè, ha funzionato, ragazzi. Poi si fa così, di solito. Io proprio l'attrezzo lo scelto per il... No, porca! No, madonna! Questo qua è lo scudo? Chi l'ha lanciato? Questo è il famoso scudo... Sì, scuso. Lo scudo dell'olio? Non lo so. Cosa si protetto dall'olio? Questo. E questo invece è l'arma. Sì, un gladiatore, perfetto. Sì, vai. Questa sì. Perfetto. Sono invincibile! Vai Matteo. Ehi tu! Vattene! Io e il mio amico ti facciamo il culo. Diglielo Matteo. Matteo Cossi! Streamer da Twitch! Sì, ma io non sono armato però. E oggi... Che fai dell'arma? Ah. E oggi io e amici che vichingo faremo il culo a tutti! Sì! Sì! Cazzo. Madonna, no, fa un gallo della madonna. Verrà bene questa torta la notte? Verrà bene la torta? Oh, non lo so. Oh, un po'? La cresce, Ma non è il caldo. E se storci gli occhialetti, ragazzi, quelle cuffie? Non lo so. Questi costa 2 milioni di euro. Ma che? Sto chiaretto. Perché sono tuoi? No, scherzo. Ah. Al prossimo ragazzi schiatto io, Mamma mia. Ma chi è Alexandra che li mette? Io? Chi è che mette sti suoni? È forte? Ok, perfetto. Ok, sono sordo. Fammeli ricerci perché io non sento più niente. dammi qua le cuffie. Qua. Ok. Allora, volevo ringraziare Zaraghi dei 50 mesi di resub. Grazie mille, Zaraghi. Un bacio enorme, grazie mille, bellissimo. Grazie mille anche a Ezio. Grazie mille, Ezio, 15 mesi. Grazie mille. Grazie mille per le serate che ci regali. Ma grazie mille a te, bellissimo. Grazie a voi che mi seguite. Grazie a Miccio che è venuto qui a casa mia oggi. Quindi, insomma. Grazie a te, Matteo. Grazie mille, Plotter, 18 mesi di resub. E Atrax Furious, 24 mesi di resub. Grazie mille. Poi ci sta Jummes, DTV.
E Daniele 23CR. Ciao bello. Daniele, com'era la level up? Era lui, buonissima. Daniele 23CR che era bevuta calda. Buonissima. Questa è buonissima, ragazzi. Veramente, fa paura, guarda. No, buona veramente, fatti scherzi. Stasera non dormi, eh? Eppure, veramente? Allora, Alexandra, preparati perché stasera, dato che non dormo... stai attenta. L'ho bevuta anch'io, comunque. A posto. Allora non si dorme. sono contento per voi. Anche tu la sei bevuta, Matteo. Se vuoi dormo qua stanotte. No, grazie, grazie. Scherzo, ragazzi, scherzo, dai. Io ho avuto proposte di far sesso a tre, tipo un paio di volte, ma ho sempre rifiutato. Anche perché non è facile, eh? No, non è facile per niente. A tre, cioè tu... tu io, parte... un altro maschio e la donna. Ma tu che parte facevi, però? Eh? Io? Io dovevo fare la parte principale, però che cazzo gli facevo, cioè, insomma. No, ho rifiutato perché non mi sentivo a mio agio, quindi ho rifiutato. Per quello. Allora, dicevamo. È pronto il dolce? Pronto? No. Però sta a un buon punto. Sta crescendo. Esatto, un buon punto. Senti, ce l'hai il cellulare per farmi vedere il profilo tuo? Ce l'ho. Eccolo qui. Grazie. Vedi un po'. Cosa vuoi vedere? Instagram, no, TikTok. TikTok, via. Passiamo. Quale vuoi vedere? Allora, ci abbiamo... Beh, oddio, ne hai fatte le visualizzazioni pure su sti video, su ste cose. Questo quando l'hai caricato, per esempio? Questo era maggio. Ah, questo è il vestito con la principessa? No, con la principessa è questo qua, guarda. Fa vedere. Ci almeno lo facciamo vedere se vedono le chiamate, no? No. Saggio. Prendi un po' il pulsante. Allora. Pulsante. Vado. Fai il pulsante? Sì. No, pulsante di premere. Ah. Ok. Vado? Sì. Cazzo. Quella era la principessa. Sì. Poi che altro c'hai? Questo è fatto abbastanza numeri. Oh, te. Oh. No. Vabbè, pensavo fosse un numero. Urca miseria. No, vabbè, questo è stato a vederlo. Guarda. Madonna. Come te? Non mi scrive mai nessuno, ma oggi mi scrive 200 persone. Non ti scrive mai nessuno, ma oggi c'è pieno zeppo di persone che ti scrive, te porco. Te pigliano bene. Ma tanto è inutile, perché tanto è su WhatsApp. Poi che altri video c'hai? C'ho... Vabbè, un saluto a Giordano, ciao Giordano. Ciao Giordano. C'ho, non so, ce ne sono diversi. Questo qua che è? Quale? Questo qua è Alexandra. Fai vedere. Ah, che tipo si incazza perché stai sempre sopra... Amore, ti vai a cambiare? Abbiamo la cena con Elon Musk. Oddio. Ah, questa è una cazzata. Sì. No, ma è sta roba che tira, eh. Sì, questo è un frigorifero, eccolo. Eccolo, questo qua è un frigorifero, porca. Tanti mi hanno detto che era un screamer. No, è vero, ragazzi. È tutto vero, ragazzi, Mamma tu è. Poi su una superficie non piana. Madonna. Stavo a, non so, 2,5 metri era. Ma se cascavi, cioè, era, te facevi male, Poi che altri video c'era che mi hai fatto morire da ridere. C'era un video... sul rave party, che tipo stavi su un party con la gente in mezzo, che eri diventato invisibile, tipo. Sì, che persino talmente tanti poteri che era diventato invisibile, ragazzi. Che ero invisibile. Sì. Aspetta, questo forse? Ho sviluppato la capacità di restare talmente immobile da essere invisibile all'occhio umano. Guardate. Talmente immobile. Guarda, ragazzi, nessuno mi vede. Ma perché non ti vedeva nessuno? Perché io sono invisibile, guarda te. Beh, nessuno si faceva le foto de... Nessuno. Io se salgo qua sopra nessuno mi vede. Ma per quale...
Ah, perché facevano apposta? No, 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 non mi ha visto nessuno lì. Cioè, o avevano paura, perché comunque è strano che uno muota su un comodino. Uno sì, sì. Ma questa era una festa. In guidudine, cazzo. Ma conosci tu, a parte, non si può dire, sa, se può fare pubblicità a feste, no? Monterago. Monterago? Monterago, sì, questa era. Ah, Monterago. No, non conosco. Bella festa, quella, se ci vieni, fai... Se fai una diretta là in mezzo, incontri un sacco di persone interessanti. Sì? Sì, sì, è figo, è figo. La pura mia che... stanno le ragazze, sì, che dopo, sì, fanno vedere te. Sì, quello ci può sta. Infatti... Quello evito, può succedere, perché sta tutte mezze nude, ragazzi, tutte con i reggiseni, con costumi. Magari una sta un po' ubriaca, così, e viene davanti la cama. Insomma, ci può sta. Sì, sì. Anche a me capita comunque di slacciarmi la camicia. Però è invisibile. Il bello è che prima dice, mi sa che non si può dire, poi Pia lo dice. Ah! sì, perché... sì, esatto. C'ho sto difetto, ragazzi. Comunque, ragazzi, seguitelo, che l'ultimo video, dicono, l'ultimo video che hai fatto? L'ultimo video? L'ultimo video è questo qui. Pulsante. Ah, pulsante, pulsante. È il radio, radio linea. Lo facciamo un TikTok, eh? Lo facciamo? Io. Dai. Tanto c'è sto tempo ancora, quando ci manca ancora. Alexandra, metà del tempo, metà. Alexandra, qui servi tu. La regia. Però sta venendo fuori, la torta. Buona. Allora. Sì. Ti serve il cavalletto? No, facciamo con lei. Ah, il cavalletto è lei, ok. Ah, vuoi fare il format mio solito oppure vuoi fare un video che balli molti due e basta? Facciamo un balletto che... Un balletto. Io c'ho intenzione di fare tipo, che ne so, che io mi riprendevo così. Vai, facevo così. Tipo, ma ragazzi, ma che sta succedendo la cucina mia? E poi... Vai, bello. Sì, a selfie. Vai. Oddio. Oh, sento. Oddio, ogni tanto succede, Vado? Io immobile o ballo? Aspetta, qua che è successo. Ah, ok, proprio il video. Dopo lo editi tu? Sì. Ah, dopo lo editi, ok. Qua è 9 sedicesimi o... Sì, 9 sedicesimi, sì. Ok. Vado? Va. Aspetta, Ragazzi, ma che sta succedendo la cucina mia? Ma chi è? Questo è bellissimo. Poi volevamo fare uno per fare un po' tu, al format tuo, non lo so. Vabbè. Allora. Possiamo fare, tu che fai tipo... Sono diventato talmente invisibile agli occhi umani e tipo io faccio finta che non ci sta nessuno. Sai che sarebbe bello? Che ci sta lui super comodino e balla. E io? Dobbiamo scambiare il vestito però. Te devi mettere sti vestiti però. Oddio. È un po' sudati. Meglio di no. No, vai, facciamo pure. L'invisibilità? Sì. Vai, ok. Tu, Matteo, devi partire da che? Io sto immobile e tu fai il solito. Ok. Tu stai streamando. Perfetto. Aspetta, che devo trovare l'impalatura. Allora faccio. Ragazzi, abbiamo messo dentro una torta magnifica, perfetta. Guarda, adesso ve la faccio vedere perché veramente è una torta magnifica, perfetta, cazzo. Perfetta, guarda qua. È una torta della Madonna, raga. Oh, precisa, bellissima. Una torta, ci vuole ancora una decina di minuti ci vuole, però ecco, tutto quanto si fa, tranquilli, tutto si fa. Ah. Vestiti, dai. Sì. Andiamo a un posto su TikTok questo. Sì. Mettete l'hashtag, mettete. Tu ci stai, già il profilo, sì. C'è il profilo. No. Già più? Mi hanno bannato dappertutto. Fanne un altro. O no? Ci dovrebbe stare Matteo S Gaming, credo. Credo, ne avevo fatto in bagno. Ma posso rimanere qui? Ah, come rimane? Sì, certo puoi rimanere qua. Come si sente essere lassù? È più caldo qua. Più caldo sopra? Sì, è più caldo.
Ma ste spine apri, fai. No, è caldo perché c'è un condizionatore che spara l'aria calda. Oh, Andrò, gliela fai? Fammi venire sopra di te, ma gliela fai più a me, gliela fai staccare a me? Mondo sopra di te? No, scendi, cioè, se vuoi... Ah, no, Non è perché volevo andare sopra di te, fa un... Ok, ma c'è le mutande, sì? No, perché? Ah, non ce l'hai? C'è visto? No, ce l'hai o non ce l'hai? No, ce l'ho, ragazzi. Ah, ce l'hai. Sono pure belle colorate. Cazzo. Grazie mille, YNG Rich, ciao bello. Allora... Senti, se vuoi io ti do una mano anche a pulire un pochettino qui, perché... Tranquillo, qua dopo ci penso io, c'ho la donna delle pulizie. Ah, l'uomo delle pulizie, a posto. Sì. A posto. Allora, perfetto. E dicevamo... Senti, mi spieghi come funziona Twitch, perché io... Twitch, allora, come funziona Twitch? Le sub, quali sarebbero? Le sub? Allora, là ci stanno quelli là che, tipo, se sub, non vedi, Elliot, 13, Zaraghi, 50 mesi delle sub, 50 mesi di fila, tanto, eh. Ah, okay. Quando ne so, uno, due... Cioè, sub sarebbe abbonamento? 4 anni, sì, 4 anni di abbonamento di fila. 4-5 anni. È una miseria. Sì. E questo invece è chat normali? Sì. In chat mi dicono vestiti o un sub. Un sub è che non ce l'hai nemmeno la sub, sì, Irland. Che cazzo stai a dire? Vestiti? Adesso. Svestiti? Non ho capito. Vestiti o telefono la sub? I am Diamond, pure I am Diamond. Poi lì c'è stata tipo la chat, vedi? La chat è diversa dalle altre piattaforme. È tutta colorata, vedi quando è bella la chat, okay, lì a sinistra. Ok. No, a destra lì è sull'overlay, a sinistra la chat, vedi? Tutta colorata, poi ci stanno i badge del canale che posso mettere io, la M, vedi? Ah, figo. I badge del canale, poi ci stanno anche le emoticon mie. Ragazzi, spammate le emoticon! Spammate emoticon a go. Queste qua sono le emoticon di Twitch. Poi le emoticon mie. Emoticon mie, ragazzi. Chi ce l'ha? Cravatta 12 centimetri. Sì, ragazzi, è... è simile. Il cravattino corto proprio. Ecco, vedi, quelle là sono le emoticon mie, vedi? È tutto rapportato, ragazzi. Cravatta. Quelle sono le emoticon mie, so. È fighissime. Sì. Tutte precise. Secondo me se tu vai tipo, che ne so, vai tipo a Milano a fare live here, secondo me funziona. Ci sta proprio la categoria apposta, travel e outdoor. Che è tipo quello che faceva... Quello che fa Babbo Chese. Ah, Babbo Chese, sì. Matteo Losi, mi sono beccato, finalmente. Sì. Ragazzi, voi dovete sapere che io seguo Matteo HS da una vita. E essendo marchigiano, io... Non vedevo l'ora di incontrarlo in giro, ma era impossibile beccarlo perché giustamente lui lavora. Ma io non esco mai. Tu non esci mai. Così per caso l'ho incontrato. L'ho beccato all'Oasi, ragazzi. Al centro commerciale l'ho beccato. Sì. Così, proprio a random. L'ho appena mi ha visto, ho detto no, fermo. Senti, come mi sei visto? Un po' in ansia? Che no, eri proprio preciso, composto. Stavo tranquillo, sì. Come adesso. Infatti, insomma, ho detto no, io te devo chiamare assolutamente perché sei un personaggio di quelli proprio top, sopra il comodino, ti metti, balli, fai... Esatto, detto, che fortuna, è stata una fortuna, sì, veramente. Sì. Una fortuna. Che, incontrarmi o... incontrarti. Che poi tu, tempo fa, mi hai dedicato un video messaggio perché mia sorella ti ha beccato a Fermo, in piazza. Tu stavi in live, mi sembra, e hai fatto questo video messaggio perché mia sorella ha detto guarda, mi saluti mio fratello, che io ti seguivo... ce l'ho ancora sul cellulare, quello vecchio. Sì. C'ho un video messaggio di Matteo. Oddio. Ciao amici, bello mio. Ciao bello. Sì. Fantastico. Bello, forte, bello. Fammi questa torta che punto passa qua. E mo, Matteo. Allora. Bella colorata. È quasi cotta? No, voglia. Alexa, quando manca il timer? Alto timer da 30 minuti e restano 5 minuti e 10 secondi. Perfetto, 5 minuti. Poi la mangiamo calda. Poi la mangiamo calda, certo. Invece attualmente con chi stai giocando? Non lo devi nominare, cazzo. Chi? Chi? Ah, non ho capito, boh. Vabbè. TikTok Gladiatori versus Vichingo. Vai, una lotta. Vuoi farlo? Una lotta? Tu che combatti contro me, che stavo solo come io e ballo e basta. Tu mi dai le spadate, mi dai... Vattene via da casa mia, Vichingo! Vai, facciamo, vai. Ok. Vai, mo'.
No, 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 metto solo la camma. Allora. Ah, gli occhiali che stavano... Non ricordo dove. Lo si vede sul cappello, che è fighissimo. Ti piace questo? Sì, per rimorchiare è una bomba. Bello TikTok che è veloce. Però, veloce, video shorts, ma... Tante ore per pensarci a farli. Sì. È quello qua. Oh, io no, il format mio ormai è veloce, perché quando è solo il comodino e la danza pelvica. Vado? Sì. Viva la casa mia! Scendi! Io ti combatterò! Scendi! Con la mia danza pelvica! Ma che me ne frega a me, ragazzi! Prendi, traditore! Prendi! Ti scendi! Ti sto combattendo! Sto vincendo! Dio, scendi! Sto vincendo! Ma che stai bene? Scendi dal tuo cazzo di comodino! Guarda il mio pelve! Ma scendi! Pelve! Combattilo! Ok, e la guerra è fatta. Mi soffio il naso, ragazzi. Sentite che suono suave. Cazzo. Ah. Era veramente da tanto che non mi travestivo da vichingo. Ma la Madonna. Mo col mattarello io sto cercando la pala, quella che c'avevo una volta, quella grossa, lunga. La pala? Mm. Che pala era? Era una pala, ragazzi, che pala era? Era tipo... una pizza che era? Eh? In forno alla pizza, dici? No. Non proprio, girava volenta sulle fiere, sulle sagre. Ah, ho capito, ok. Sì, ho capito. Rossa, lunga, e quelle sono carpiceci. Quella che si è spezzato? So, ho capito, padre. Carpiceci ce l'aveva quella, però non le fa più. Sei rimasto con te, padre mio? No, mi dissocio. Devo stare zitto, vero? No, non c'era niente. No, i frati mi hanno stregato il canale. Per copyright. Veramente? Sì. E vabbè, oh, che devi fare? Detengono i diritti sui santi. Non si possono... Non si possono nominare manco se cade a Cristo. Zero. Nemmeno nominare. Eppure... Zero proprio. Allora, grazie mille... Diavolo Zoppo, ciao bello, 22 mesi di resub, grazie mille, grazie. Un mestru. Allora, un attimo solo che devo vedere un attimo il dolce, se è pronto ragazzi. La cottura. Disposto il comodino. Sì, grazie, perché sennò mi brucio. Questo basta, togliamo, siamo qua. Vai, insegnami Matteo, come si fa? Tra poco. Allora, se tu vedi qua, ok, questo qua è le mele. Sì. Le mele, però più o meno è cotto, più o meno. Poi ci vorrà tipo un altri 10 minuti, siamo fatto. 10 minuti? 10 minuti. Io metto seduto che non gliela faccio più, non so tu. No, adesso va bene, sto bene. Stai bene? Buona sedia? No, però mi finisco il level up perché lo siete. Vai. Finisci. Ah. Allora, scherza con i fan di Lascia Stare i Santi. Sì, vaffanculo allora. Ah, proprio... Buono, rinfresca. Guarda, peccato che non c'ho un barattolo, se no te lo regalavo. Grazie, tengo. Okay, non c'ho proprio barattoli nuovi, è quello che ho fatto. Tengo. Tutti usati, che ce l'avevo. Se vuoi un barattolo usato, che è già aperto. No, state tranquillo. Buongiorno, tengo retrovami. Mi fai fare un altro sorso. Sì. E via. Però se vuoi che te posso dare del level up? Che è questo mo? Questa? È praticamente la scatola dell'anniversario. Scegli un numero da 1 a 22? 24, scusami. 20. Tu sta? Alexa, dita. Alexa, imposta un timer per 10 minuti. 10 minuti, a partire da ora. Grazie, troia. Ok, vediamo un po' che gusto è venuto fuori. Ma tu ce l'hai lo shaker? Sì, c'è tutto. Okay. C'è tutto, ma che figata, ragazzi. Gaming Booster New Edition. Verde? Sì. Allora, ragazza tua, da 1 a 24? 3.
Ah, per forza tre. Ma tre porta sfiga? No, Andrea porta fortuna perché era la Trinità, no? Sì? Padre, figlio e Spirito Santo. Ah. Dai, non va. Nero. Nero, esatto. Spirito Santo nero. questa è la Neon Edition, ma è buona. Questa è la Madonna del Loreto che è nera. Sì, questa è buona. Neon Edition, prego. E questi ve li provate a casa, vi fate gli shaker, se ce l'hai lo shaker, io purtroppo non ce l'ho. Come no? E via. Se ti piace, mi raccomando, codice sconto o buono 2. Buono 2. Grazie, Dodi PG, ciao bello. 19 mesi del sub, grazie mille. Madosca. Un bacio enorme. Sì, tanto. Alla fine siamo arrivati 5 sub, o no? Ma di più pure. Ma no, ma 5 sub regalate, 5 sub gift, così a secco, ta! Una botta. Dai ragazzi, 5 sub, vai! No, ma non funzionano al solito queste cose. Sul mio canale, purtroppo, quando fai un po' il money grabber così, è un po' per scherzo, non tira. Non tira. Grazie, Zateo, che è successo? Siete di meglio. Matteo, mi leggi, per favore, Zateo. Sì, Zateo, ciao bello. Ciao belli. Ma se io volete fare qualche domanda, ragazzi. Sì, RP tra poco, ragazzi. Tempo 10 minuti e un quarto, tanto RP si fa fino all'una. Ma scusa, su GTRP io posso ricreare il mio personaggio, cioè vestito così? Beh, se vieni su Grau, sì, te lo fanno. Sì? È figo. Te lo fanno? È figo. Mi devo comprare un computer allora. Te fanno pure il comodino con lo script sopra. Ma veramente? Sì, volendo sì, tutto si può fare. E dai. Sì. Aspetta. Vichingo, hai 12 centimetri? No ragazzi, molto meno. Eh? Come molto meno? Molto meno, ma te che ci fai? Allora Vichingo deve avere... No, piccolo. Vichingo deve essere bello fuori. Cioè, capito? Cioè, deve colpire. E basta. Ma te sali sul comodino e fai il balletto? Sì. Grazie, Lupo Lipo. Big? Big? Chi è Big? Big, mi senti? Ah. Aspetta un attimo, sei live? Fagli vedere il video di Dario Buttare. C'è un ragazzo qua che, insomma, è famoso su TikTok, vorrebbe sapere se fosse possibile ricreare il suo personaggio su... come si chiama? Aspetta un attimo che qua non trovo il microfono mio. Quello... dove cazzo sta? Cuffie. Non lo trovo. Vabbè, mi senti? Esatto. Guarda un attimo in live. Devo fare questo, aspetta. Sì. Facciamo così. Esatto. Aspetta. Ed è possibile ricreargli tipo il comodino? Questo. Un comodino e lui che si mette sopra con tipo un comando che si mette sopra il comodino e balla il ballo pelvico. Cioè io voglio uccidere le persone con il mio ballo pelvico, così. Che le schizzi tutte. Che se sente gli spari, no? Tu, io ballo pelvicamente. No, credo che si possa fare, sì. Ma è fighissimo. Sì, tutto si può fare, tutto. Devo iniziare pure io per giocare a GTRP. Basta mi insegni a, non so, a fare RP? Sì. Ci sta un regolamento, le regole, quelle basi, le studi, okay, e poi fai il provino su Grau, ma penso che ti accettano questi sicuramente, dai. Sì? Poi ne fai RP con Sandino. Sì. Vabbè, grazie mille. Grazie. Big, volevo sapere solo sta cosa. Grazie, ciao Big, ciao. Ciao. No, io entro, mo stiamo finendo un attimo il ciambellotto, fa, non arrivo. Sì, ciao. Quasi? Bello colorito. Vende degli ottimi computer e compra da lui. Chi, Daxter? Il dio della guerra pelvica, esatto ragazzi. Ah, è vero, sì, io vendo dei PC della Madonna. È vero. Vogliono vedere il ballo pelvico? Vado, eh? Senza musica, ragazzi, però dai, lanciatemi qualche musica seria, vai! Vai, ballo pelvico. Vai ragazzo. Sono vedete pronto? Lo esco. Secondo me la mia, quindi... Sì, secondo me. Aspetta, mi metto verso la telecamera. Alexa, quando manca il timer? Alto timer da 10 minuti e restano 4 minuti e 40 secondi. Ma te, ma se gli chiedi...
Alexa, ti piace il ballo pelvico? Alexa, ti piace il ballo pelvico? Non ho capito la domanda. Ma come, non ha capito? Alexa, ti piace il ballo pelvico? Non so cosa intendi con questa domanda. Ma che... come? Ma è famosissimo, ma te? Ma quello? Oh, papà, che stai a mettere, ma te? Ragazzi, ma un suono me lo mettete o no? Io sto aspettando, eh? Niente. Qua ci va qua, eh? Questa? Niente, ragazzi. Vai, fallo vedere bene, vai. Sì, vai, io, ballo pelvico. Ma che roba, è importante, gira te. Sono quasi meglio dietro che davanti, guarda. Gira te, ballo pelvico davanti. Tac. Amisha. Questa canzone la odio, guarda. Sì. Porca miseria, veramente. È pronto il dolce? È pronto, ma te? Sì, siamo pronti, allora. Vai. Mangiamolo. Lui rimorchia più di noi messi insieme. Allora, ci siamo, ragazzi. Vedi che chiappeo. Prendo il pulsante. Pulsandino, tac. Allora, perché statico ci vuole di più. Invece, ventilato, ci vuole di meno. Ci vuole di meno? Eccolo qua. Ma sei bella, ma sei bella, Matteo, ma sei bella. Bello. Ma sei bella. È uscito bene, ragazzi, eh? Bello profumato. Un profumo. Ah. Bello colorato, bello preciso. Speriamo che si stacca però, Matteo, questa. Amore, oddio. Oddio mio. Non si stacca. Mi sa di no. Non ci andavo le mani perché scotta, eh? A me, ragazzi, l'ultima volta che l'ho fatta l'ho messa staccata. E quindi niente. Si è buttata dalla finestra veramente. La stavo per buttare la finestra, ma ha salvato la ragazza che mi ha detto fermate Michael, fermate, calmate. Perché stavo, ecco, bestemmiando. Io. Te la metti al contrario? Ah no. Vabbè, ah, uguale. Pronto? Mi stacca Matteo. Essala! Se devi staccare perché sennò mi ingazzo. Ok. Piglia un po' un vassoio. Ah, aspetta, porco miseria. Porco miseria, mi stava per cascare sotto, cazzo. Mi stava per cascare. Allora, un piccolo vassoietto. No, c'è questo qua della pizza. E gli basta? Sì, sì, perfetto. Beh, oddio, mi scappa un po' di fuori. Ma che gli fa? Vabbè, un po' niente. Allora, io. Tendo, no? Non piago le mani. D'accordo. Oh, Tendo! No, non goce. Non goce? Sì, sì, a lungo goce, però se la sì, a goce. Allora, io lo piglio così, non so tu come lo fai, io lo faccio così. 3, 2, 1. Oppala! Ok, dovrebbe essere andato. Si è staccato, dici? Sì, secondo me c'è. Andiamo. Oddio. Si tira su. Oh, è perfetta, bella. Che ti ho detto io? Oh. È perfetta, è cazzo. È perfetta, ragazzi. Con lo chef a case. Ma questa va girata o la lasciamo così? No, va girata, mo. Per girarla la prendi così, credo, mano qua. Ok, la vuoi far scorrere? Sì, no, mettiti giù. Ok. Eccola, via, va se bella, va se bella, ragazzi, precisa, dedicata alla bellissima Alessandra, la ragazza di Mitch Viking. Precisa. Ok. Allora, dicevamo. È anche l'ex mia. Allora. Prego. Oh. Questo fallo tu. Io non so bravo. Alexa, zitta. Che abbiamo fatto? Che vuole Alexa? Ah, che cazzo ha trovato il ballo bello? È la spolverata di farina. No, di zucchero a velo. Ok. Qua. Ve la faccio vedere più da vicino, ragazzi. Ecco, la faccio vedere più da vicino.
Gaia sembra nel cuore, porella. Lo so. Streamo dopo, non c'ho più tempo per me stesso, cazzo. È normale, qualcuno doveva buffarlo il tuo lavoro. Non c'ho più tempo per conoscere nuove ragazze. Se tipo di supereroi, ma te. Supereroi non c'è demo mica per i ragazzi. Fede. Una madonna, che fai? Ma te lo colesterolo? No, a parte che... Ah, tu lo schiacci? No, è che non scorre. Colesterolo. La torta di mele, colesterolo, col burro e tutto? Ok, perfetto. Ci siamo. Bella impanata, bella precisa, a forma di cuore. Che più che cuore mi pare un culo, però va bene così. Allora, pigliamo un bella... Un macete. Un bello macete. Facciamo il taglio... Pelvico. No, il taglio pelvico. Dai un bolo cortello. Faccio bocca? Dai, ci penso io a tagliarla. Ma c'è bocca? C'è bocca, c'è bocca. Porca troia. Pronti ragazzi, fetto, eh? No, ci vuoi tenerla meglio, Matte? Un ballo pervico. Non gli se la fa, Matte, non gli se la fa. Non gli se la fa, non gli se la fa. Non tocca farlo con le masu. Non gli se la fa, purtroppo non gli se la fa. Sarebbe stato bello, ragazzi, ma non gli se la fa. Oddio. Allora, come vogliamo fare? Tu me la tieni sotto? Tipo di matrimoni? Tu me la tieni sopra, esatto, come di matrimoni. Vai, tipo di matrimoni. Allora, vai, io. Allora, che gli stacchiamo? Qua, e non so come tagliarla, porca, a forma di cuore, Dio santo. Spezziamo il cuore? Gli tagliamo la punta, io. Porta punta, male, porta. Dalla punta. Pronto? Si combina sempre dalla punta. Vai, piano. Tagli a metà. Americati, via. Preciso, poi qua. Di qua pure? Taglio qua. Eccolo qua. A 45 gradi? Ascolta come... Non voglio dire come... Porco! Ascolta. Tu vuoi le carte, ecco, to. Il problema è che bisogna farla fredda, mo questa è affrontata un paio d'ore. Però è cotta bene, Che ne dici tu? È cotta bene, solo che c'ha tipo... Mo la faccio vedere vicino. Allora, cotta bene. L'unico problema, ragazzi, di questa è che ovviamente ci sta le mele e quindi... Fa l'acqua. L'acquetta fa. Però, secondo me, quando è fredda, questa è buona. La vogliamo provare? Proviamo, vai. Qua là ci fa mal di stomaco, camatosca, se cose. Te l'ho detto! Ci sono provato, ragazzi. Te l'ho detto, proviamo? Proviamo? Porca, se sei ingollata. Cattiva? Oh, la madonna, è cattiva? A goce! A goce! A te brucia? Madonna, brutta, bevi tutta così! Però è buona, ragazzi. Buona tu, madonna, te la fichi dentro. Era troppo buona, no? La vuoi provare pure tu? Però cocce come la madonna, eh? Sì. Dai, è buona, Matteo, no? Non dici? È male. Questa poi... Ah, babbo, se mi stai a sentire, perché l'ho visto in chat, l'ho visto a mio padre, bisogna comprare tipo delle cose per gli ospiti, tipo delle patatine, delle cose. Tranquillo, tanto io sto pure a dieta, in teoria nemmeno questa potrei mangiare. Tu pure fai la dieta, ho visto. Sicuramente non c'ho proprio tempo. Allora, diamo un pezzettino alla ragazza tua. Sì, almeno lei è l'esperta, ci dice se è uscita bene o no. Vieni qui, vieni. No, no. Dai, vieni qui. Ok, no, vabbè, dai. Allora, dicevamo. Qua, vediamo un pezzettino. Quanto grasso lo vuoi? Poco? Sì. Poco. Matteo, ma si è portato con Conor McGregor? La madonna. Uguale, ragazzi, uguale. Fatta? Sì, grazie. Oh, Tendo, ascolta, grazie. Un bastonetto? Sì. È buono, oh.
Buono, mi piace. Però questa se è fredda, se no... Siamo stati bravi. Matteo, ti vogliono in RP. Bisogna... Ci siamo, vado, mo vado. Bisogna sbrigarsi. Ci siamo, 10 minuti. Vikingo McGregor. Facci vedere l'esperta, dai. Voto 7. 7 solo? 7 solo? Tu, Matteo, che voto dai? Ah, ripeto, io la devo assaggiare da fredda. Questa non è un semi freddo, ma bisogna assaggiarla da fredda, non adesso. Questa è la fredda. Domani è più buona. Domani sarà più buona. La crosticina che ho creato sotto è buona. L'unico errore che abbiamo fatto, come hai detto tu, bisognava scolare le mele, secondo me. Sì, perché già era bagnate, già bagnano le loro. Era troppo bagnata, infatti questa qua domani mi sa che diventa colla. Cioè, nel senso, se incolla solo da ieri, domani questo. Sì. Quando si asciuga. Poi, niente, di lato è cotta bene, di lato. Sopra è cotta. Morbida è morbida al punto giusto, precisa. Le mele, quantità perfetta, le mele. Secondo te se la facevamo più fina oppure su una teglia più fina era meglio? No, no, così va bene, va bene. E no, secondo me io gli do, vuoi un altro pezzo? No, basta perché... Io me ne mangio un altro. Allora, ti faccio compagnia, faccio compagnia. Dai, dai, lo so, tu ci fai i complimenti perché faccio dopo compagnia. Lo so, stai a dieta, stai. No, anche che... No, tendo dietro... che scotta come la Madonna, No. Porca. No. Coci. Te l'ho detto. Io preparo l'acqua, eh. Che t'hanno trambuchetto, vedrai. Secondo me tra poco correte in bagno. Così calda. Il rischio è alto. Che cagassi addosso. Non è un problema. Io già gli rugo modino. Cago dentro il cassetto, ragazzi. Wow, cosa? Apela! Apela sì! Però è buona! È piacevole! Delicata! Non è la solita torta con la Nutella pesante, questa ti fai due belle fette e non la senti nemmeno! Non la senti nemmeno! Sai come... C'ho intenzione di fare una serie, tipo? No? Se vuoi la prossima volta ti chiamo tra un mesetto? No? Facciamo un'altra live, se te va sempre! Ma... Okay. Me ne invidi a nozze per te! Per me tu t'allini, no? Sì! Vai palestra! Sì. Andiamo sotto e facciamo una live di palestra! Andiamo pure io, ma... Facciamo una volta che tu te fai l'allenamento mio e una volta che io l'allenamento tuo. Vai, vai. Ci sta, ci sta. È figo, figo. E poi fate il mio. Mm-hmm. I tessuti. Perché anche lei si allena, fa tessuti. Tu la conosci Michela Riganelli? Michela? Mm. No. Chi è? E mo' martedì devi venire, mo' vediamo come va. Che fa? Fammi un attimo a vedere, Michela Riganelli, la faccio vedere. Una ragazzetta. Ci sono 700 grammi di mele, ragazzi. 700 grammi. Matteo, ma il vichingo gioca yoga a TFT? TIFT, che come si pronuncia? TIFT? Allora, eccola, guarda un po'. Guarda un po', Michela. Eccola, è pure simpatica, eh. Pure simpatica. Non la conosco. Porto Riganati. Sì, sì, qua vicino è. E che farebbe? Live di palestra. Sì? Live di palestra, sì, chiacchiera, fa, dorme, fa live in piscina, insomma, è molto simpatica. Molto simpatica per te? No, per me è simpatica, no, veramente è simpaticissima. Poi è una brava ragazza, insomma, gli si vuole bene, non è molto... Posso dire, no, no che è una cagna, però cucciolosa, come posso dire, molto, ecco, nel senso, è cucciolosa, è molto dolce, capito, è simpatica. Morbidosa, come si dice? No, cucciolosa. Morbidosa no, è... Cioè, morbida di, non di aspetto, di carattere, cioè... Di carattere, è molto soffice, soave, molto gentile, proprio, tu quando la vedi dici, questa è proprio, è una donna, non è tipo un maschiaccio, tipo, ecco, okay. Proprio è... E ci fai video di allenamenti? Gentile. Sì, 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 sì. Ci fai una live mentre ti alleni. Gli dico, ce l'hai un'amica per far venire a casa mia? Lei si porta un'amica, tu vieni tu, io e te, con loro due. Che è successo? Che
Che ti è venuto in mente? Non è... Aspetta un attimo. Allora, un attimo solo, muove, saluto tutti, ragazzi, un attimo solo. Che ti è venuto in mente? Ci sta una ragazza di fronte a te che ci sta ascoltando. Ah, è gelosa? Gelosa. Ci potrebbe strozzare entrambi, in live. No, a me non mi strozza. No, scherza, vabbè, ma se scherza, fa per spettacolo, per lavoro, dai, non... È gelosa pure per questo? No. Scherzo, dovrebbe fa un po' lo come si dice? Creare un po' di suspense. Io ce l'avevo una ragazza, un ex, che dopo sono lasciata, gli ho detto... Mi sono comportato male, perché dopo, va bene, c'avevo ragione, poi sono passato dalla parte del torto. C'era una ragazza che stava a casa mia, no? Però era gelosa tanto, venivano le ospiti, venivano a casa mia, le ragazze, e andava di là a piangere come una bambina, sì. Proprio le lacrime, a piangere proprio, piange tantissimo, piangeva e tutto, no? E niente, io una volta stavo a giocavo in live con una tipa, no? Non faceva streaming, niente, era una fan che mi seguiva. Stavo a giocare in live a LOL con un'amica. Da là si è ingazzata in live come una bestia, proprio si è ingazzata, sì. E io che ho fatto la mattina dopo? Io ho detto, senti, vieni un attimo in live da me, vieni. Ho aperto... Grazie, ragazzi. Grazie mille, muove, saluto tutti quanti, uno per uno, un attimo. Praticamente è venuto in live, no? L'ho chiamato in live, ho aperto la schermata di Trenitalia, gli ho detto, to, scegli un treno, tornate a casa, gli ho detto. Porca puttana, ragazzi. Quella lo piagni, eh? Lo piagni, quella? Dopo si è ingazzata come una bestia, dopo. Piange, ingazzata. Dopo in live ti sei messo a fa cagnera? Ti sei messo a fa litiga? No, è venuto mio padre, l'ha presa, l'ha portata in stazione, io stavo in maratona. Arca miseria, ragazzi. Arca miseria. No, perché, cioè, nel senso... Oh, tu lo fai del lavoro come sia, è normale. Ho sbagliato i modi, sì, però... Quello sì. Ho sbagliato i modi, ma comunque non era roba. Ma stavi in live mentre hai fatto questo? Tutto in live, sì. Orca miseria. No, non era modi, veramente. No, tu non devi fare in vita quella, non devi fare un video con quest'altra, non devi parlare di quella, non devi fare quella o quell'altro. Proprio era molto, capito? Mm-hmm. Non... Ancora? Gli dai? Allora è scappata bene sta torta. Ma una madonna! Vabbè. Cazzo! Io do! Cioè, la vuoi? No, basta, io basta. Vuoi un po' di latte pure? Un latte, no. L'acqua, ragazzi, l'acqua, non il latte. Buono. Un giusto d'acqua, a te? No, c'è un latte. Scaduto. Latte scaduto. Allora. Un attimo. La bannanza cercavo. Ah. Non sono omofobo, però c'avevo un amico che era veramente disperato. Voleva stare con te? Voleva solo scopare con me, ma proprio ci provava in maniera molto, molto. Beh, quando è troppo pesante no. Mi ha invitato a casa, ha detto vabbè, ci sono venuto tante volte, a casa tua. Andiamo a casa sua. Ha chiuso la porta a chiave. Porca puttana, seria proprio. Porta a chiave, sì, ha chiuso la porta a chiave della camera. Sono là, mi ha accarezzato, gli ho detto, che cazzo fai? Ho detto, dai, mi ha iniziato a accarezzare le parti intime, gli ho detto, vatti via, porca puttana, prima di mettere la mano. Sì, porca puttana, gli stavo per tirare un geffone, un cazzotto. Oh, non mi voleva aprire la porta. Dai, che ti piace, lo so, ma che mi piace, porca puttana. Lasciati andare, ma che me lascio andare, porca puttana. Lui si pensava che toccandomi... Damer! Lui si pensava che toccandomi... Dopo ci ho parlato, lui pensava che toccandomi mi veniva voglia. Ma va un po' a fanculo di solito. Beh, non è così che funziona comunque. No? No. Anche perché... Voglio dire... Cioè, beh, sì, in alcuni casi funziona così, perché se tu tocchi una determinata cosa... Quella cosa si alza. Quindi c'è ragione. Cioè, funziona così, allora. Ma fino a un certo punto, perché... Se non gesta stimolo mentale, come fai? Qui su ti ha violentato, Matteo. Secondo me pure, ragazzi. Esatto, ma ha violentato, però, ripeto... Psicologicamente, più che altro.
non so omofobo, io so, anzi sono pure tanti amici gay e tutto il resto, però ripeto, quando ma anche con le tipe, con le ragazze c'è sta sempre una linea che non va oltrepassata, no, non devi, sì sì esatto, assolutamente, ci vuole sempre educazione. E stessa cosa nelle coppie, secondo me, quando tu stai fidanzato con una, insomma, fai un lavoro del genere, dello spettacolo, che ne so, anche chi fa i film, le cose, insomma, se magari, che ne so, ci sta una scena dove te baci con una donna e quant'altro, insomma, devi pure lasciate andare, nel senso, del lavoro. Quello è il lavoro, certo. No, è vero, è vero. Anche perché dopo la vivi male. Mm. Vichingo, mi ecci di una cifra. Avresti sfondato la porta? Ma na madonna. Dragone Sugar, Daddy. Mi ha pigliato la chiave e se l'ha messa dentro le mutande. Porco diavolo. Vabbè. Apri subito la porta, gli ho detto, prima che chiamo la polizia. Ma si sfondava la porta? Ci ho parlato, stavo un po' incazzato, però dopo ci ho parlato, ha ragionato e niente. No, ragazzi, io non so stremmare. No. Non so come si fa. Però mi piacerebbe, insieme a Matteo a giocare sarebbe figo. A giocare insieme a Matteo mi piacerebbe un sacco. Soprattutto a GTA RP, come si chiama? Io gioco al classico GTA 5 online, sulla Play 4. Il problema è, sai qual è il problema? Che sto un amico mio, tu vai a casa di uno e ti dice, te devo far vedere una cosa, un paio di foto, te devo far vedere, un paio di ricordi. Tu vai sulla camera da letto, no? Te metti seduto sul letto, arriva questo, entra tutto disinvolto, no? Ti chiude la porta a chiave e si mette la chiave dentro il mutande. Come avresti reagito tu? Poi sei vicino, ti accarezza. Ah, in questi casi, Matteo, tocca le parti intime. Ci sta una tecnica. Cioè? In quel caso tu gli devi fa schifo. O gli menavo, ma no. Se gli menavo poi dopo passava la parte del torto. No, tu in questa bosa, mani raccolte dietro così, no? Ma se gli menavo, che pigliavo, che ne so, pigliavo qualcosa sopra il comodino, gli spaccavo la testa, dopo rischiavo pure cose, capito? No, tu ti metti così e mentre lui si avvicina... Ma lui mi ha messo le mani addosso. Mentre si avvicina, te caghi addosso. L'odore di merda allontana queste persone. Porca miseria, questa non l'avevo mai pensata. Tu cuci, guarda. Tu te caghi sotto. Ti metti qui e te caghi sotto, senza di A. Quello si allontana perché puzzi di merda. Te sporchi tutto fino giù le caviglie. Questa è una tecnica, E se gli dici che non ti sei lavato? No, perché potrebbe non credere e poi te spoglia, no? È un po' come quando tu stai nella savana. C'hai un leone davanti. Che fai? Affamato, un leone affamato, che fai? Infatti era, cioè non era in se stesso, era proprio molto, capito, c'aveva pure tanta voglia, c'aveva. Tu dici, esatto, cazzo gli facevi? La situazione è la stessa, tu dici, fa come Terminator, ti ricordi Schwarzenegger che si spalma con lo fango? Per non passare da Terminator, perché il Terminator vedeva il tuo calore corporeo, no? Quindi io mi dovevo cagare sotto, pigliare la merda, e te spalmavi la merda. La merda addosso. Dappertutto, sulla faccia, e poi te mettevi così. Funzionava, dici che funziona? Ah, cazzo, sì. Assolutamente, quello non si avvicina. Giusto, ragazzi? Già raccontato, bestemmiatore, già glielo ho raccontato, tranquilli. Glielo ho raccontato. Il vichingo ha avuto tante esperienze. Allora, esatto. Dici. Guarda, il dolce è uscito bene, te lo vuoi riportare a mezza fetta, No, domani ci fai colazione, dai. No, mezza, dai, mezza, mo che è qua. Va bene, mezza me la porto, perché sì. Sì. Però mangi tu, tua madre, non lo so. Ciao, come si chiama? Marisa? Marisa, ciao, Marisa. Allora, qua. Dove te la metto? Te la metto... Dai, su un pezzo di carta, dai. No, è un pezzo di carta. Che scherzi, c'ho le vaschette di plastica, solo non mi ricordo dove. Basta, ragazzi, mi tolgo gli occhiali perché... Te li si provati questi mattini? Ah, no. Prova questi occhiali. Guarda come si vedono. Non li vedo. Allora, qua dentro, dove? Pigli, mette qua. Dopo non te la posso riportare questa? Se c'è una cosa che mi ha insegnato mia madre e mio padre, è essere ospitale, quindi... Bella cosa questa. Grande Matteo. Fino a un certo punto, bella, perché... Allora, ciao, Marisa. Devo andare senza coperchio, ci metto un po' di carta, un po'. No, ma niente, anche così, tranquillo. No, ci metto un po' di pellicola. Solo che c'ho pure che si squaglia dopo. C'è un po' di carta argentata, la mettiamo sotto? Carta argentata, bravo. Allora. Carta argentata. Qua, con le mani. Ah, tu dici proprio sotto? Sì, almeno non si coge dalla plastica. E a posto. Ok. Prego. Grazie, Matteo. Ma di che? Ma grazie a te, bello mio.
Anzi, grazie a voi che siete venuti tutti e due. Insomma, simpaticissimi, bellissimi. Soprattutto bellissimi, sensualissimi. Esatto. Allora, ragazzi, facciamo una bella foto. Una bella foto per YouTube. Una bella foto per YouTube. Allora, vai, 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 qua. Chi la fa la foto? Anzi, no, cuci tipo. Guarda, no. Ok, perfetto, ok. Questa è una foto copertina per YouTube, precisa. Allora, amici, io ti ringrazio, non so proprio come ringraziate. Grazie mille, Matteo. Grazie. Ti voglio bene. Ma grazie mille, grazie. Ciao, ragazzi, grazie di tutto. Poi, quando vorrei fare una bella live di palestra, mi chiami e facciamo una bella live. Chiamami tu, quando vuoi io ci sto, chiamami tu. Esatto. Quando vuoi. Grazie mille. Però mo ti devo salutare perché c'ho vai tranquillissimo, avanti, vai tranquillissimo. Rimanevo a parlare. Ciao, Matteo. Grazie mille. Grazie. Ciao, ragazzi. Ciao, 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 ciao. Gulgumudi. Gulgumudi. Mo calambo le scale Gulgumudi. Posso spostarmi, Gulgumudi? Sì, sì, sì. Allora. Qua. Gulgumudi, porca troia. Allora, io metto il timer 10 minuti, ragazzi, e torno. Arrivo. Allora, Gulgumudi.